trovare tutto il pollice. Il pollice. Le scrivo. Buongiorno, mi chiamo. Buongiorno, caloroso benvenuto al nostro tradizionale appuntamento di maggio. Quest'anno, dopo anni di attesa, possiamo dire che la sclerosi sistemica è malattia rara, anche se la normativa entrerà in vigore a settembre. Oggi avremo il piacere di sentire il professor Lorenzo Dana spiegarci i benefici a favore del malato. Ringraziandovi per essere qui, lascio la parola ai medici, a cui esprimo la mia gratitudine per il tempo che ci dedicano. Prima dell'introduzione della dottoressa Nicoletta Del Papa, un saluto dalle istituzioni. Abbiamo la dottoressa Paola Pirola, della direzione del PIN, che ci ospita, e il dottor Luigi Sinigaglia, direttore del Big Hospital di Reumatologia. Io non vado oltre, avremo modo di chiacchierare anche nel pomeriggio, per cui lascio la parola ai medici, che è la cosa più importante. Grazie mille. Buongiorno a tutti, sarò breve anch'io per non portare via questa giornata così interessante. Un benvenuto presso la nostra azienda sociosanitaria territoriale, PINICTO, benvenuto a tutti i medici che ci hanno raggiunto da altre istituzioni, dall'IRCS, e un benvenuto particolare a tutti i pazienti che si incontrano qua in questa giornata sicuramente preziosa, ma soprattutto un grazie alla signora Benedetti, un grazie a tutta l'associazione che è sempre ricca di entusiasmo e che propone queste iniziative anche faticose da portare a termine, ma che comunque sono sicuramente di arricchimento per tutti. Vi porto i saluti del nostro direttore generale, dottor Laurelli, che ci teneva a essere qui, ma purtroppo è stato trattenuto da altri impegni istituzionali, ma ci teneva comunque che arrivasse a voi il suo benvenuto e il suo augurio di buon lavoro per questa mattinata di incontro. Buon lavoro a tutti quindi, e lascio la parola. Grazie dottoressa, grazie perché il benvenuto istituzionale dell'istituto è veramente una cosa molto importante per tutte le persone che sono qua. Io devo dire che sono sempre molto favorevolmente sorpreso quando Nicoletta mi dice che ci sono degli incontri con i pazienti, perché il fatto di vedere qui tante persone è sicuramente un sintomo di una situazione che sta andando avanti e sta cercando di conquistare piano piano terreno. Credo che il PINI sia un pochino un esempio di come la collaborazione tra le associazioni dei pazienti e i medici, gli operatori sanitari che operano all'interno dell'istituto, sia una collaborazione vincente. E probabilmente anche questo segnale, tale per cui la sclerosi sistemica oggi è diventata una malattia rara, è anche in funzione del fatto che le organizzazioni dei pazienti sono molto attive in questo senso. Noi sapete, al PINI abbiamo una situazione molto favorevole, perché la reumatologia del PINI è sicuramente nella mente e nei disegni di sviluppo della nostra governance istituzionale, e credo che sia una reumatologia di altissimo livello, non perché ci siamo noi, ma perché oggettivamente ci occupiamo un po' a 360 gradi di tutta la patologia reumatologica. Sapete che abbiamo una scleroderma clinic qui a Milano che è stata istituzionalizzata grazie alla nostra amministrazione, ma grazie soprattutto, devo dire, al lavoro indefesso di Nicoletta Del Papa, che sta davvero dedicando la vita a queste patologie, sta davvero dedicando tutte le sue energie a queste patologie, e io credo che questo le debba essere veramente riconosciuto da noi che siamo i suoi colleghi e dai pazienti la cui presenza qui è veramente testimonianza di tutto questo. Detto questo, io credo che mi ritiro e lascio proseguire i lavori. Vi ringrazio ancora della presenza, vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi chiedo di stare
vicini a Gaetano Primi, perché è proprio dall'unione, insomma, delle forze, degli operatori sanitari e dei pazienti che possono nascere dei veri e propri progressi. Grazie. Grazie, grazie anche delle belle parole. Grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie a Ines, ad Ais per tutto il tempo anche che mi dedica e all'importanza che mi dà, che non so a volte fino a quanto possa meritare. E comunque lo sforzo è nostro, io adesso solo una breve introduzione per dire che cos'è la sclerodermia oggi per tutti noi e per voi. Sicuramente è una malattia estremamente complessa, io vi ho messo qui una diapositiva, mi scuso se è in inglese, ma che fa vedere la complessità di questa malattia, che per i reumatologi spesso costituisce una brutta bestia, perché in realtà comporta non solo l'impegno cutaneo, ma appunto un impegno di organi interni. E questa complessità corrisponde poi anche alla complessità per il paziente e soprattutto per il medico che lo deve gestire, perché il reumatologo deve avere delle conoscenze che riguardano il polmone, deve avere delle conoscenze che riguardano il cuore, il rene, per cui in fondo il reumatologo proprio con la sclerodermia diventa l'internista di riferimento. Spesso in questo senso diciamo che il rapporto con altri specialisti, con gli pneumologi, con i cardiologi diventa un elemento di arricchimento, almeno personalmente io lo vivo così, perché è un momento di arricchimento anche per le mie conoscenze, per la mia cultura tra virgolette medica. E per quanto riguarda la sclerodermia però c'è anche da dire che è cambiato tantissimo, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, il volto della malattia, perché come vedete da questa diapositiva, mentre all'inizio negli anni 70 chi aveva la sclerodermia era destinato ad una morte abbastanza rapida proprio per l'impegno renale, attualmente noi l'impegno renale nella sclerodermia ne vediamo veramente pochissimo. Invece è aumentata notevolmente, sono aumentate notevolmente le complicanze relative all'impegno cardiaco e all'impegno polmonare. Quindi è una malattia per la quale adesso si vive molto più a lungo, però dobbiamo confrontarci sempre con l'impegno polmonare, l'impegno cardiaco, e da qui la necessità di fare accertamenti che il reumatologo viene a chiedere ripetutamente, proprio perché il livello di attenzione su questi organi deve essere elevatissimo. Quindi è aumentata, diciamo, la prognosi, quindi può convivere tranquillamente con la sclerodermia, la mortalità è ridotta, ma quello che è aumentata è la disabilità, perché in una malattia con la quale si convive più a lungo, allora derivano tutte le problematiche della disabilità relative all'interessamento cutaneo. Disabilità che può derivare dal fatto che non si è più capaci di prendere gli oggetti come si deve, non si è più capaci di lavorare, quindi di accedere a una situazione, diciamo, quotidiana che è quella della normalità. Quindi anche in questo caso il reumatologo si deve confrontare con tutta una serie di problematiche che derivano dal fatto che il paziente vive più a lungo, ma si confronta anche più a lungo e quotidianamente con la malattia. Malattia che è estremamente complessa, come vi dicevo all'inizio. Noi abbiamo nella testa, noi reumatologi, una classificazione che corrisponde sostanzialmente alla distribuzione dell'interessamento cutaneo. Cioè in pratica noi distinguiamo una forma limitata quando l'impegno cutaneo non va oltre le mani e i polsi, abbiamo una forma intermedia in cui, come vedete, sono interessati gli arti, e poi la forma diffusa che è quella con un impegno cutaneo appunto diffuso a tutto il corpo. In realtà a questa classificazione, che costituisce, diciamo, una linea guida mentale per il medico, perché di fronte ad un tipo o dall'altro sa che cosa si può aspettare, oggigiorno sappiamo che non può essere una classificazione così rigida, nel senso che la malattia è estremamente complessa e ogni paziente è diverso dall'altro, perché ho dei pazienti che hanno un impegno cutaneo che è limitato appunto alle mani, ai polsi, ma che poi hanno comunque un impegno d'organo. Quindi c'è un impegno di cuore, di polmoni,
Quindi questa classificazione cutanea, per quanto rimasta storicamente, diciamo, nel bagaglio culturale del reumatologo, in realtà oggi non ha molta ragione di essere, però rimane sempre una guida, soprattutto nelle scelte terapeutiche. E rimane una guida anche perché in realtà quello che sappiamo oggi è che la malattia ha un andamento diverso a seconda della distribuzione cutanea. Cosa voglio dire? Voglio dire che a seconda di quanto è impegnata la cute, possiamo attenderci anche un impegno a livello di organi interni. E come vedete, l'andamento di una forma limitata è assolutamente diverso rispetto all'andamento di una forma diffusa. Questa curva che cosa fa vedere? Fa vedere che l'impegno cutaneo, nel caso della forma diffusa, si risolve soprattutto nei primi 2 anni di malattia. Si risolve vuol dire che tutto quello che la malattia deve fare lo fa soprattutto nei primi 2 o 3 anni di malattia. E in questi 2 o 3 anni, nella forma diffusa, possono comparire anche tutte le complicanze che conosciamo. Mentre nella forma limitata l'andamento è molto più indolente, spesso non si ha una complicanze d'organo vere e proprie, però all'ultimo, dopo anche 10-15 anni di malattia, può comparire l'ipertensione polmonare, possono comparire le complicanze relative all'interessamento intestinale. Quindi è chiaro che se io ho in mente quale può essere la storia naturale della malattia, devo anche fare delle scelte terapeutiche sapendo quello che la malattia può esprimere. Quindi, in realtà abbiamo una grande confusione in testa, abbiamo le difficoltà dovute appunto a fare una diagnosi precoce, abbiamo le difficoltà dovute a etichettare, a inquadrare il paziente, abbiamo le difficoltà dovute a fare una serie di accertamenti che ci permettano di studiare al meglio il paziente sia nei primi anni di malattia ma anche poi appunto nel corso della malattia stessa. E per fare delle scelte terapeutiche precise dobbiamo sapere contro che cosa combattiamo. E quali sono allora gli attori contro i quali dobbiamo dirigere le terapie che attualmente di cui disponiamo? Gli attori sono 3 nella sclerodermia. Sono i vasi, quindi chi ha la sclerodermia combatte con il fenomeno di Raynaud, può combattere con le ulcere. Il sistema immunitario, che è quello che si mette in moto e che gestisce poi tutta questa disregolazione che c'è, che ha come elemento finale l'interessamento dei fibroblasti, che quando purtroppo entrano in azione depongono questa proteina che è il collagene, che provoca l'indurimento della pelle e dei tessuti, diciamo i giochi sono praticamente fatti. Quindi le tre assi delle scelte terapeutiche sono dirette contro questi 3 attori. Dobbiamo farli uscire di scena. E per farli uscire di scena dobbiamo deprimere il sistema immunitario, quindi usare gli immunosoppressori, dobbiamo agire sulla circolazione e usare i vasodilatatori e dovremo contrastare teoricamente anche l'attività dei fibroblasti. Contro questa vi devo dire che siamo veramente sforniti. Quindi tutta l'energia del reumatologo e del paziente nell'accettare certe terapie deve essere diretta al fatto di spegnere l'attività del sistema immunitario, deve essere diretta a cercare di contrastare il problema circolatorio. Quindi sostanzialmente abbiamo i vasodilatatori e abbiamo gli immunosoppressori. Tutto questo sforzo deve essere fatto nei confronti proprio per impedire che i fibroblasti si attivino. E quindi le 2 linee di terapia devono andare insieme, però non esiste di trattare solo la circolazione e non il sistema immunitario. Si può anche aspettare, vedere un pochino come vanno le cose, però tutto sommato i 2 aspetti devono andare assolutamente insieme. E dal punto di vista immunosoppressivo adesso abbiamo tantissime terapie, direi che ogni settimana escono dei nuovi articoli che dicono che ci sono nuove terapie efficaci, però molto spesso ci scontriamo col fatto che proprio perché sono estremamente diversi i pazienti l'uno dall'altro è difficile trarre delle conclusioni da studi che sono degli studi pilota. Cioè studio pilota vuol dire che io prendo dei pazienti, gli do quella determinata terapia e vedo che cosa succede, ma non ho un termine di confronto, quindi in realtà sono gli studi controllati, cioè prendendo 2 popolazioni di pazienti con le stesse caratteristiche, a uno do la terapia, all'altro non la do e devo vedere che quel gruppo che prende il farmaco ha avuto una risposta. Senza questo io non ho la conferma che quel farmaco è realmente efficace.
E come vedete ci sono tantissimi studi attualmente in corso che riguardano appunto la sclerodermia, che riguardano diversi diciamo, obiettivi di bloccare quei percorsi di attivazione che ci sono appunto, che sono stati ampiamente studiati nell'ambito della terapia. E poi ci sono anche la realtà delle terapie cellulari, il trapianto delle cellule ematopoietiche è di fatto una realtà, attualmente viene citato nelle linee guida di trattamento per quelle forme rapidamente progressive che appunto, in cui appunto si sono avuti dei grossi risultati e senz'altro è una terapia di nicchia perché in realtà è relativa e ristretta a dei centri che si occupano di queste cose e io sono molto contenta ed orgogliosa di aver portato avanti questa cosa in collaborazione con il centro trapianti di midollo del Policlinico e attualmente siamo il centro in Italia di riferimento per questa procedura e siamo il gruppo che ha fatto più trapianti in Italia proprio relativamente a questa procedura con grande soddisfazione. Però il problema grosso, come vi dicevo prima, accennavo prima, è quello della diagnosi precoce e sulla diagnosi precoce si sta battendo parecchio e sono state fatte anche in questo caso dei percorsi diagnostici che permettono di allertare il reumatologo circa la possibilità che un paziente possa sviluppare la sclerodermia e come vedete queste red flags, cioè queste bandiere rosse di attenzione derivano dal fatto che il paziente arriva al medico con il fenomeno di Raynaud, fa la capillaroscopia, e la capillaroscopia è uno strumento diagnostico estremamente importante e se ha anche l'autoanticorpi, allora a quel punto quello è un paziente che per quanto non abbia ancora impegno cutaneo è un paziente da tenere strettamente monitorato. Quindi in realtà il problema della diagnosi precoce è un problema molto sentito, anche AIS si è battuta molto e ha cercato di fare una campagna diciamo, di informazione presso i medici di base perché dall'insorgenza dei sintomi molto spesso, se voi ricordate quello che vi ho detto poco fa, che tutta la storia della malattia si fa nei primi 3-4 anni della forma diffusa, è chiaro che se un paziente arriva ad una diagnosi in un tempo superiore a un anno o addirittura in un tempo superiore ai 5 anni, allora il reumatologo a quel punto ha ben poco da fare. Quindi il ritardo diagnostico rimane un grosso problema, anche se devo dire che le cose negli ultimi 5-6 anni sono un po' cambiate, addirittura noi facciamo un eccesso di capillaroscopie inutili, perché in realtà il fenomeno di Raynaud ce l'hanno anche alcune persone che non hanno la sclerodermia. Però è meglio eccedere piuttosto che trovarsi a perdere delle diagnosi. E quindi che cosa si aspettano i pazienti che hanno una malattia rara? Se si aspettano o si devono aspettare che quindi ci sia un centro di riferimento, che questo centro di riferimento conosca tutte le problematiche relative allo sviluppo della malattia, che ci siano anche dei servizi adeguati delle strutture di ricerca, perché la ricerca è fondamentale quando si tratta di una malattia rara, e che ci sia anche l'interesse da parte delle aziende farmaceutiche verso dei nuovi farmaci che possano essere utili per la sclerodermia. E poi l'ultima cosa è che purtroppo il paziente spesso ha una cattiva informazione, invece di cercarla nel centro di riferimento dal proprio medico, la cerca su internet. E allora qui iniziano tutta una serie di problematiche, perché su internet ovviamente si legge di tutto e di più e soprattutto il paziente non ha gli strumenti per filtrare quello che è l'informazione che riceve da internet. Quindi la preghiera è quella sempre comunque, quando si ha qualche dubbio, di cercare un conforto o un'informazione adeguata nell'ambito di un centro di riferimento. Quindi le conclusioni vogliono essere assolutamente positive e ottimiste, cioè in pratica la storia della malattia è cambiata notevolmente negli ultimi 15-20 anni, è aumentato l'interesse da parte delle aziende farmaceutiche, dei gruppi di ricerca, in Italia siamo tra i centri di ricerca maggiori per quanto riguarda la sclerodermia, c'è anche un po' di lotta tra di noi, ma insomma voglio dire, emergiamo come i centri di ricerca di eccellenza per quanto riguarda la malattia sclerodermica. Io posso dire personalmente che ad esempio nell'ambito dell'ematologia mi hanno chiamato spesso a parlare dell'esperienza nei trapianti, proprio perché viene riconosciuta comunque l'eccellenza del nostro centro e relativa alla conoscenza che è stata fatta appunto sui meccanismi anche patogenetici, per i meccanismi che portano allo sviluppo della malattia.
E direi che non è un caso, come diceva prima il dottor Sinigaglia, che il nostro centro sia cresciuto negli anni grazie sicuramente al mio interesse, ma grazie anche al fatto che i pazienti mi hanno seguito in questo. E se quando sono arrivata al Pini, ormai più di 15 anni fa, pazienti che seguivo, che ho ereditato dalla vecchia gestione sclerodermi, c'erano 40, adesso sono 450. Quindi vuol dire che è stato fatto un grosso lavoro, che non è solo il mio, è anche delle persone che lavoro, con cui ho la fortuna di lavorare, il personale infermieristico che ha sviluppato anche delle competenze per quanto riguarda il trattamento delle ulcere, e grazie anche all'appoggio che mi ha dato comunque il dottor Sinigaglia. E vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio AISE che ha contribuito anche con delle borse di studio in questi anni, e soprattutto ringrazio i pazienti che mi hanno aiutato. Grazie. Stamattina abbiamo il professor Lorenzo Danna del San Raffaele che ci parlerà proprio della malattia rara. Cosa sarà per noi malati l'evento finalmente tanto atteso di diventare malati rari? Piacere essere qui quest'oggi, ringrazio il dottor Sinigaglia e la dottoressa Dal Faro per l'ospitalità, ringrazio tutti voi per essere qui presenti e Ines Benedetti e Rais per aver organizzato questo bel evento. Io da 6 mesi, ormai quasi, dirigo un'unità operativa di immunologia, reumatologia e allergologia e malattie rare che è stata appunto attivata a fine dello scorso anno al San Raffaele. Come potete anche vedere nel nome, l'integrazione tra gli aspetti di malattie immunologiche e reumatologiche con le malattie rare è vocazionalmente uno degli aspetti principali. La nostra unità si occupa da tempo di differenti malattie appunto del sistema immunitario. Dobbiamo imparare tanto dai nostri ospiti di quest'oggi, i nostri numeri e le nostre attività per quello che riguarda la sclerosi sistemica sono in fase di crescita, ma anche grazie a recenti acquisizioni di personale come il dottor De Luca, che conoscerete più tardi, la nostra intenzione è aumentare queste attività concentrandoci soprattutto nella possibilità di fornire all'ammalato quell'assistenza in tutti gli ambiti della malattia, come di fatto la dottoressa Del Papa ha sottolineato, che rende questa malattia una malattia chiaramente non di un solo organo, la cute, ma di tutto il sistema, per cui con una unione di specialisti che, come loro hanno perfettamente dimostrato, ad esempio lavorando con i colleghi dell'ematologia, permette di dare un'assistenza completa. La sclerosi sistemica sta diventando una malattia rara, è stata finalmente classificata come malattia rara, e questo ha una serie sicuramente importante di implicazioni. Volevo condividere in questa chiacchierata con voi alcuni aspetti, perché sono convinto che probabilmente anche in questi aspetti talune informazioni possano essere limitate o marginali, come la dottoressa Del Papa sottolineava prima, perché spesso si affida ad informazioni non specializzate e non coerenti. Quindi una malattia rara, che cos'è una malattia rara? Io spesso quando parlo di malattie rare anche in una commissione della Commissione Europea mi diverto a citare questa citazione. La malattia rara è una parte probabilmente di quelle malattie per le quali, se il vostro medico conosce il nome, non è necessariamente detto che sappia esattamente che cosa sia. Ora, certamente questo non è il caso della sclerosi sistemica, sono convinto che se vi rivolgete nei centri di reumatologia specializzati avrete un'assistenza ottima. La malattia rara è qualcosa di infrequente. Amo anche questa diapositiva perché c'è un vecchio adagio della medicina che dice, per insegnare agli studenti la diagnostica differenziale, se senti rumori di zoccoli, e sei a Milano, questo ovviamente è da precisare, pensa ai cavalli, non alle zebre. È molto più probabile che tu veda una malattia frequente piuttosto che una malattia rara. Ma non dobbiamo dimenticarci che le zebre esistono, e qualche volta una zebra per strada potremmo anche provarcela. C'è un po' di complessità già nella definizione di malattie rare, ci sono differenti
definizioni che ciascun paese ha dato. Ad esempio, negli Stati Uniti le malattie rare sono le malattie che colpiscono meno di 200.000 persone. L'Europa, così come altri stati come il Giappone e la Corea, in realtà ha preferito dare una definizione di prevalenza globale, quindi non legandosi a un numero di pazienti presenti sul territorio, ma alla relativa prevalenza della malattia. E nell'Europa, in Europa viene considerata rara una malattia che colpisce meno di una persona su 2.000, meno di un cittadino su 2.000. E se pensiamo alla sclerosi sistemica, ci domandiamo come mai ci abbiamo messo così tanto a classificarla tra queste malattie, perché vedremo che questa classificazione, questo inserimento nelle liste ufficiali ha un grossissimo significato. I numeri c'erano ovviamente già da tempo. Se parliamo di malattie rare in generale è una cosa un pochettino più complicata, perché sebbene, come abbiamo visto, le malattie rare siano singolarmente rare, cioè ciascuna singola malattia rara è infrequente, le malattie rare, essere, avere una persona che ha una malattia rara non è affatto infrequente. Se consideriamo che ci sono 6-8.000 malattie rare totale, il che significa che se torniamo alla globalità dell'Unione Europea, il 5% della popolazione generale e il 5% della popolazione europea di conseguenza ha almeno una malattia rara. Vuol dire che abbiamo 350 milioni di persone al mondo che hanno una malattia rara, e vuol dire che abbiamo 30-40 milioni di europei che hanno una malattia rara, che non vuol dire poco, vuol dire che se noi ci immaginiamo l'Unione Europea è come se tutti gli abitanti dell'Ungheria, dell'Austria, della Slovenia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca avessero una malattia rara. È epidemiologicamente rilevante, è importante lavorare per le malattie rare. Per darvi un'idea, questa proporzione di popolazione è la stessa proporzione di popolazione della comunità europea che ha il diabete. Quindi sono numeri assolutamente, assolutamente significativi. Quindi, le zebre ce ne saranno anche di meno, ma dobbiamo ricordarci che esistono. Le malattie rare poi non sono tutte le stesse. Questo è un dato della regione Lombardia. La regione Lombardia classifica in 4 sottogruppi le diverse malattie rare e le definisce come meno rare, rare, eccezionalmente rare, estremamente rare, in base al numero di pazienti attesi in regione con una determinata malattia. Ritornando alle zebre, potremmo immaginare che ci sono malattie rare, meno rare o rarissime. E ritornando invece all'immagine della sclerosi sistemica, sicuramente, visti i numeri di cui abbiamo parlato prima, appartiene a quella categoria di malattie rare, ma un po' meno rare, con un dato epidemiologico leggermente superiore. Questo è molto molto importante, tenete presente, per una considerazione che farò alla fine. Quindi sì, è vero, è una malattia rara, merita lo stato di malattia rara, ma ci sono sicuramente un numero di pazienti che è nella parte alta della curva. Sono, come sappiamo, malattie croniche, progressive, degenerative. In molti di questi non esiste un trattamento definitivo. Molte malattie sono genetiche, colpiscono i bambini e sono estremamente, estremamente varie. E quindi è estremamente difficile occuparsi. E fino a 20-30 anni fa, di fatto, era quasi aneddotico trovare un medico, un gruppo di ricerca, un'azienda farmaceutica che avesse suo interesse nei confronti della malattia rara. Dobbiamo quindi immaginarci che le zebre vengano cacciate e lasciate morire? Assolutamente no, perché le cose sono cambiate. E sono abbastanza orgoglioso, e ciascuno di noi deve essere orgoglioso, di ricordarsi che l'Italia ha una delle legislazioni sulle malattie rare più avanzate al mondo, che è già iniziata nel 1998 con la ridefinizione della partecipazione ai costi del decreto legge 124 e i successivi regolamenti. Siamo magari stati un po' più lenti, che lo siamo, ad aggiornare gli elenchi, perché a differenza di altri paesi che si basano semplicemente sulla definizione epidemiologica, a noi occorre una legge che inserisca ogni singola malattia, ma sicuramente l'impianto generale è molto molto valido. E quali sono le implicazioni? Scusate, apro una parentesi, questa rete delle malattie rare che di fatto è stata istituita e che ha una serie di centri regionali di coordinamento, visto che appunto il sistema sanitario, come voi sapete, è basato sulle regioni. Il nostro centro regionale di coordinamento è all'Istituto Mario Negri a Dinamica, a Bergamo, e questo è l'edificio in cui appunto ha sede il coordinamento. Allora, il primo elemento che
conosciate A è l'esenzione, ovvero chiunque riceva una diagnosi di una malattia rara formulata da un centro che appartiene alla rete delle malattie rare, e questo è molto importante perché ciascun centro deve essere riconosciuto come centro cardine della rete delle malattie rare ed essere riconosciuto come centro specifico per quella malattia, se no purtroppo non si può lavorare in questo senso. Se vogliamo, questo potrebbe rendere accreditati un numero minore di centri, ma è un elemento ulteriore di garanzia che il centro che viene accreditato ha delle caratteristiche ottimali per poter prestare assistenza. Quindi si genera un pochettino meno di confusione, si migliora un pochettino la confusione che c'era. Concordo al 100% con quello che diceva la dottoressa Del Papa prima, è importante che gli ammalati con queste condizioni siano seguiti in centri che sanno come trattarle, che facciano le terapie che sono quelle pubblicate settimana scorsa, non quelle che sono pubblicate 20 anni fa, proprio per poter dare il trattamento che ciascun ammalato si merita. Ebbene, se un ammalato riceve questa diagnosi ed è in uno dei centri delle malattie rare, ha diritto all'esenzione completa, alla partecipazione del costo per le prestazioni collegate a diagnosi, trattamento, monitoraggio e prevenzione. Diagnosi è molto importante perché, come voi sicuramente avete provato su voi stessi, parlo soprattutto ai pazienti, spesso ancora prima di arrivare in diagnosi e quindi ottenere l'esenzione che c'era precedentemente, uno deve affrontare delle spese anche significative per dimostrare che la malattia ce l'ha. Allora il legislatore italiano è stato particolarmente attento anche a questo problema e ha reso possibile rendere esenti tutte le prestazioni finalizzate a fare la diagnosi, quindi ancora prima che la diagnosi vi sia. I centri di presidio sono autorizzati ad indicare questo codice, che si chiama R99, che fa sì che l'ammalato che riceve sulla sua prescrizione sanitaria il codice R99 non paghi neanche il ticket per tutti gli esami che occorrono per arrivare a una diagnosi di malattia rara. Questo varrà anche per la sclerosi sistemica. Ovviamente varrà per trattamento, monitoraggio e prevenzione futura. Questo è l'elenco che ben conoscete delle prestazioni che sono esenti per quello che riguarda la sclerosi sistemica al momento. Questo elenco verrà superato e, come voi perfettamente sapete, purtroppo alcuni esami sono quasi in eccesso, altri sono totalmente insufficienti per quello che la scienza del 2017 ci dice essere necessario per fare un corretto follow-up e una corretta prevenzione della malattia. Quindi fortunatamente ci dimenticheremo questo elenco, perché questo elenco sarà virtualmente infinito. Qualsiasi prestazione che il centro ritiene utile o necessario a monitoraggio, diagnosi, prevenzione e terapia viene considerata come esente. Questo consegue, come vi dicevo, alla produzione di un certificazione di malattia rara. Questo che voi vedete di lato è un modello attualmente in vigore di Regione Lombardia. Esiste una possibilità di fare la stessa identica cosa in elettronico, se il sistema non si inceppa, il cartaceo funziona sempre benissimo, e viene rilasciato, come vi dicevo, da una delle centri di rete e viene consegnato all'ammalato, che va alla sua ASL di riferimento se c'è il cartaceo, ottiene un tesserino identico a quello che avete adesso, il tesserino rosa, ma con l'indicazione esatta del codice di esenzione, che io al momento non conosco, ma mi auguro ci comunicheranno a breve. Ricordatevi anche che essere inseriti nell'elenco delle malattie rare fa sì che l'ammalato affetto abbia il diritto non solo all'esenzione della partecipazione di qualsiasi esame diagnostico, ma anche di qualsiasi, e sottolineo qualsiasi, strategia di tipo terapeutico che abbia dimostrato un'efficacia in quella condizione. Qualsiasi. Considerate che quando dico qualsiasi, dico veramente qualsiasi. Se l'ammalato ha bisogno della pachipirina, la pachipirina prescritta con il codice di esenzione della malattia rara diventa farmaco esente, sebbene sia un farmaco in fascia C, quindi un farmaco normalmente partecipato per le altre condizioni. Quindi qualsiasi condizione che il medico del centro della malattia rara ritiene, qualsiasi trattamento ritiene collegabile alla diagnosi di base, rientra in questa esenzione completa. Quindi tutti i farmaci registrati sul territorio nazionale, sia la fascia A che quella tradizionalmente era coperta, ma anche di fascia C. Tutti i farmaci inseriti negli elenchi speciali di AIFA, ma la cosa che è molto molto importante sottolineare, che forse questo non si sa,
sono anche tutti farmaci che in Italia non sono stati registrati per la malattia rara, ma per i quali esistono evidenze scientifiche di efficacia per la malattia. Quindi, nelle malattie rare non è più necessario fare quegli studi, non è più necessario in Italia, per l'Italia non è necessario fare quegli studi clinici complessi che occorrono per registrare il farmaco per quella malattia, poiché se il farmaco è già in commercio, magari per un'altra indicazione, qualora vi sia un'evidenza scientifica chiara che dice che per quella determinata malattia può avere un'efficacia, automaticamente, previo un consenso del centro regionale, ma che credete ne ha fatto le persone assolutamente valide scientificamente e collaborative, per cui pronte a riconoscere la necessità di questi ammalati, ebbene, previo il loro consenso il farmaco diventa prescrivibile ed esente, automaticamente, qualsiasi esso sia. Ovviamente, qualora questo si verifichi, non voglio entrare nel merito di questa diapositiva molto affollata, occorrono alcune condizioni, il medico prescrittore si prende la responsabilità della prescrizione, l'ammalato deve essere informato e deve fornire il suo consenso informato, è necessario stabilire e comunicare chiaramente se esistano o non esistano degli studi di fase un po' avanzata, almeno di fase secondo o superiore, per supporto di questa cosa, e soprattutto va anche detto che si è tentato di chiedere all'azienda farmaceutica la possibilità di ottenere in modo compassionevole il trattamento, ma questo non è stato possibile. Se queste quattro condizioni che il medico prescrittore deve certificare sono raggiunte, il farmaco viene concesso. Questo è un modulo che viene chiamato piano terapeutico, che ho scheda di prescrizione per farmaci, e tutti i farmaci indicati dal medico di riferimento per la malattia rara all'interno di questo modulo e approvati di fatto diventano sostanzialmente esenti. Vi dicevo all'inizio che non solo c'è una grossa novità per quello che riguarda la prescrizione e l'esenzione, come vi ho detto adesso, ma non ne parlo in modo dettagliato adesso perché non avrei tempo e vi annoierei eccessivamente, ma esiste anche una significativa legislazione che è stata prodotta sia negli Stati Uniti che in Europa, che aiuta pesantemente le aziende farmaceutiche che vogliono fare ricerca su una malattia rara. Se noi vogliamo, dovessi registrare un nuovo farmaco per l'ipertensione arteriosa, dovrei fare una serie di studi che si completerebbero con i cosiddetti studi registrativi, gli studi che dicono alla fine il farmaco può essere messo in commercio per quell'esenzione, per quell'indicazione, perdonatemi, che potrebbero dover coinvolgere svariate migliaia di ammalati. Immaginate anche i costi connessi a questi studi. La legislazione sulle malattie rare fa sì che le aziende farmaceutiche che decidano di imbarcarsi in questo percorso abbiano un percorso molto semplificato, abbiano delle facilitazioni di tipo economico e abbiano anche delle facilitazioni di tipo numerico. Tipicamente uno studio sulle malattie rare registrativo implica qualche centinaio di ammalati. E quindi è molto più facile. Questo da una parte rende più facile la ricerca della malattia rara, e se vogliamo essere molto onesti, rende questo tipo di ricerca anche molto più appetibile alle aziende farmaceutiche. Molte aziende stanno spostando la loro ricerca sulla malattia rara. Vi dico un numero su tutti, nel 2016 il 41% dei farmaci registrati dall'FDA, che è l'ente regolatorio americano per i farmaci, ebbene il 41% dei farmaci aveva come indicazione una malattia rara, di tutti i farmaci registrati. Ci stiamo forse un pochino spostando in modo patologico da questo lato e dobbiamo farci delle domande. Ma senza dubbio, per chi è affetto da questa malattia e questo tipo di malattie, questo è un avanzamento molto importante. Tutto questo per dirvi che sicuramente in questi anni, come ha mostrato la dottoressa Del Papa, la ricerca sulla sclerosi sistemica ha dato dei grossissimi benefici. Sono persuaso che questi benefici con questo cambiamento porterà degli immediati e tangibili benefici per ciascuno di voi. Ma sicuramente permetterà anche noi che facciamo ricerca di andare avanti su questo percorso con maggiore facilità e potervi aiutare, speriamo, il più possibile, per far sì che le nostre amiche zebre possano continuare a sorridere. E vi ringrazio.
2. Scusate, ho un problema tecnico. Buongiorno a tutti, la mia presentazione riguarda il coinvolgimento cardiovascolare in corso di sclerosi sistemica. Lavoro in policlinico, lavoro nel reparto di malattie cardiovascolari e insieme al dottor Vicenzi, che è il mio responsabile, ci occupiamo di quella che è la valutazione cardiologica dei pazienti sclerodermici, tra le altre cose. La valutazione cardiologica è sicuramente fondamentale perché in corso di sclerodermia il cuore può essere, è frequentemente interessato ed è interessato da quelli che sono, può andare incontro a quello che è un danno indiretto da parte dei meccanismi che sono alla base della patologia sclerodermica, che sono quelli che poi rendono conto di tutte le manifestazioni d'organo che vediamo, quindi dall'impegno cutaneo al disinteressamento polmonare, a quello renale. A livello del cuore, questi meccanismi possono colpire tutte le strutture cardiache, quindi dal pericardio, per il rivestimento più esterno, il miocardio, che è il muscolo vero e proprio cardiaco, l'endocardio, il sistema di conduzione e il macrocircolo. Vedremo poi nel dettaglio come. Il cuore può essere anche, può soffrire anche come conseguenza dell'interessamento diretto di altri distretti. In particolare è quello che succede per esempio nell'ipertensione arteriosa polmonare, dove è il circolo polmonare ad essere primariamente oggetto della patologia, oppure nell'interstiziopatia polmonare. Anche in questo caso quello che si ha come conseguenza della fibrosi polmonare e quindi dell'ipossia cronica, della mancanza di ossigeno, è una restrizione, una vasocostrizione dei vasi polmonari che comporta anche in questo caso un aumento delle resistenze vascolari polmonari e di conseguenza un sovraccarico sulle camere cardiache destre con successivo sviluppo di scompenso cardiaco. Il cuore soffre anche in caso di coinvolgimento renale, come per esempio nella crisi renale sclerodermica, anche se abbiamo detto che è diventata decisamente più rara. La reale prevalenza del coinvolgimento cardiaco in corso di sclerosi sistemica, in particolare del coinvolgimento cardiaco primario, è difficile da stabilire. Si pensa che possa aggirarsi intorno al 15-35%, quindi comunque è comune. Abbiamo la difficoltà dello stabilire quale sia la reale prevalenza dipende dal fatto che le manifestazioni cliniche possono essere le più svariate. E anzi, a volte l'interessamento cardiaco è asintomatico. Essendo asintomatico, dipende dagli strumenti che noi utilizziamo per andare a cercare la patologia. Vediamo in questo studio, su 9.000 pazienti sclerodermici, le manifestazioni cliniche sono diversissime, sono tante. Tra le più comuni ci sono sicuramente le aritmie e la disfunzione diastolica. Come abbiamo detto, la prevalenza cambia anche a seconda dello strumento diagnostico che noi andiamo ad utilizzare. In questo studio su 52 pazienti affetti da sclerosi sistemica
sono stati studiati attraverso la risonanza magnetica cardiaca, che è stato in grado di rilevare nel 75% dei casi delle alterazioni a livello cardiaco. L'ecocardiogramma era stato in grado di rilevarle solo nel 48% dei casi, quindi la prevalenza cambia secondo lo strumento che noi utilizziamo. Sicuramente il fatto che ci sia un interessamento cardiaco ha un impatto importante sulla prognosi del paziente. Avere un interessamento cardiaco espone a una maggiore frequenza di eventi negativi e aumenta la mortalità. Allora, i meccanismi di malattia della sclerodinamia che sono responsabili del coinvolgimento cardiaco primario, quindi che sono responsabili del danno diretto sulle strutture cardiache, sono la vasculopatia, ovvero la sofferenza vascolare che comporta inizialmente dei vasospasmi a livello del microcircolo, con poi un successivo un vero e proprio danno all'endotelio, quindi al vaso, e una conseguenze ischemiche sui tessuti. Poi ovviamente l'infiammazione e la fibrosi tessutale. Le strutture cardiache coinvolte, abbiamo detto, possono essere tutte. Il pericardio è frequentemente oggetto di malattia. Le alterazioni pericardiche sono sintomatiche e quando sono sintomatiche si verificano nel 5-16% dei casi. Sicuramente sono molto più frequenti le situazioni non sintomatiche. Il pericardio è il rivestimento esterno, costituisce il sacchetto di rivestimento esterno del cuore, è formato da due foglietti all'interno dei quali c'è una piccola componente liquida. È principalmente interessato da un processo infiammatorio di solito, quindi andiamo incontro a dei quadri che sono di pericardite. Quindi infiammazione dei foglietti che può comportare un aumento della produzione del liquido che si trova all'interno dei foglietti ed è quello che si chiama versamento pericardico. In alcuni casi, devo dire abbastanza raro, questo versamento può essere di entità tale da andare a impedire una corretta funzionalità del cuore. In generale il versamento pericardico è abbastanza comune nel paziente sclerodermico, è cronicamente presente e raramente si va incontro a questa situazione che è detta tamponamento cardiaco. Bisogna tenere conto del fatto che il versamento pericardico non è detto che sia sempre una conseguenza di un'infiammazione, ma è presente anche in caso presente di ipertensione polmonare o di scompenso cardiaco. Ovviamente bisogna fare diagnosi differenziale tra le due forme perché il trattamento è diverso. Il pericardico può essere interessato anche dalla fibrosi e quindi avere una fibrosi pericardica o quella che si dice pericardite costrittiva, che di solito è l'esito di diversi processi infiammatori, è molto rara in realtà. In questi casi il pericardio è rigido e impedisce il corretto funzionamento delle camere cardiache, andando quindi a provocare una congestione venosa o un'iperperfusione periferica. A livello del miocardio, i meccanismi che agiscono possono essere tutti e tre. Quindi, quando abbiamo una prevalente componente infiammatoria, abbiamo quella che si dice miocardite, quindi un'infiammazione del muscolo cardiaco che si diagnostica con la risonanza magnetica, che vede l'edema, che è proprio il segno dell'infiammazione. La vasculopatia, quindi una sofferenza del microcircolo che può dare quello che è il fenomeno di reno miocardico, quindi dei microspasmi della circolazione che poi possono indurre un quadro di ischemia miocardica. E poi ovviamente la fibrosi, quindi la posizione di questo tessuto che non è funzionale. In questi casi, quando è coinvolto quindi il miocardio, a cosa andiamo incontro? Possiamo andare incontro a un maggiore rischio aritmico. Ed è importantissimo perché spesso le aritmie sono proprio la spia del coinvolgimento fibrotico del cuore e poi possiamo andare incontro a una disfunzione ventricolare. Quello che si perde di solito e che è più comune è la capacità del cuore di accogliere sangue, quindi la disfunzione ventricolare diastolica significa che il cuore pompa bene ma non è in grado di dilatarsi e di accogliere tutto il sangue che dovrebbe contenere. È un po' più rara, ma ci può essere anche la disfunzione ventricolare sistolica che comporta un vero e proprio quadro di scompenso cardiaco a ridotta frazione di eiezione, quando
il cuore non è più in grado di pompare bene il sangue. E questo è uno schemino abbastanza semplice in cui si vede come nella disfunzione sistolica i ventricoli tendono a dilatarsi, proprio perché il sangue non viene più pompato bene nel circolo sistemico. Mentre nella disfunzione diastolica i ventricoli sono più rigidi e quindi non si dilatano, non accolgono bene il sangue che dovrebbero accogliere, ed è questo tipico della fibrosi miocardica. Come abbiamo detto, la fibrosi, quando coinvolge il miocardio, può dare luogo a delle aritmie, in particolare sono tachiaritmie, quindi tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari, le più comuni sono le extrasistoli, dopo vedremo bene come, e sono appunto più frequenti in caso di fibrosi del miocardio. Quando invece è coinvolto il sistema di conduzione, ovvero quel sistema di fibre particolari che conducono l'impulso elettrico a tutte le cellule muscolari del cuore, di solito si va incontro a dei quadri di bravi aritmie, quindi aritmie lente, dovute a una disfunzione del nodo del seno, sono blocchi atrioventricolari o blocchi di Branca. Allora, negli anni ci sono stati diversi studi contraddittori tra di loro per capire se la popolazione sclerodermica è effettivamente più soggetta al fenomeno dell'aterosclerosi e quindi della coronaropatia. Una recente meta-analisi sembra concludere per il fatto che, cioè, sembra sostenere che effettivamente gli sclerodermici abbiano un rischio maggiore di aterosclerosi, anche se rispetto ad altre patologie reumatiche come il lupus o l'artrite reumatoide i livelli di infiammazione sono estremamente più bassi, e l'infiammazione è sicuramente uno dei meccanismi principali dell'aterosclerosi. Comunque quello che possiamo fare, tenendo conto di questo rischio aumentato, è andare ancora di più ad agire sui fattori di rischio che sono quelli della popolazione generale, quindi il fumo, il controllo dell'ipertensione arteriosa, il del diabete, l'obesità e la dislipidemia. Come abbiamo detto prima, il cuore può essere anche coinvolto secondariamente e quindi soffrire per l'interessamento di altri distretti, in particolare l'ipertensione polmonare. L'ipertensione polmonare può essere di tipo 1, gli OPAH, quindi l'ipertensione arteriosa polmonare, quando è proprio il circolo arterioso polmonare precapillare ad essere malato. Si va incontro a un rimodellamento dei vasi progressivo che comporta un aumento delle resistenze vascolari polmonari. Oppure il circolo polmonare può andare incontro al rimodellamento anche in seguito a l'esposizione cronica all'ipossia, quindi alla mancanza di ossigeno, che si verifica quando c'è fibrosi polmonare. In ogni caso, l'aumento delle resistenze vascolari polmonari comportano sul cuore destro un sovraccarico che nel tempo comporta lo sfiancamento delle camere destre e quindi lo scompenso cardiaco destro. L'ipertensione polmonare è sicuramente forse la complicanza più temibile della sclerosi sistemica. Allora, abbiamo detto che le manifestazioni cliniche possono essere estremamente varie. Bisogna sempre tenere conto che in realtà il coinvolgimento cardiaco, soprattutto il coinvolgimento cardiaco primario, spesso è asintomatico. Quindi ancora di più di fronte ai sintomi bisogna allertarsi e andare ad approfondire. Quali sono i sintomi principali? Sicuramente forse il più comune sono le palpitazioni. Le palpitazioni, quindi la sensazione di sentire il cuore che va più veloce, che batte più forte, la sensazione di cuore in gola. E abbiamo detto che è una spia importante per quello che riguarda l'interessamento fibrotico del miocardio. Il dolore toracico, può essere di diversi tipi, non è solo il tipico dolore dell'infarto che si pensa sempre, ma spesso, anzi forse è più comune il dolore non tipico, quindi anche bruciore retrosternale, che tra l'altro è molto comune nei pazienti sclerodermici perché può essere anche legato alla malattia del reflusso. Questo però non esclude il fatto che ci possa essere un interessamento cardiaco. Il dolore toracico è presente anche in corso di miocardite o di pericardite. La sincope o la presincope, quindi la sincope è il proprio svenimento con perdita di coscienza, la presincope è quella sensazione magari di testa vuota che si può verificare e possono essere secondarie, per esempio, eventi aritmici. Poi abbiamo la dispnea. La dispnea è l'affanno, la mancanza di fiato, la sensazione di fame d'aria. È importantissimo. È un sintomo altamente specifico, può avere diversissime cause, però è importantissimo da andare a studiare. Quando presente, per esempio, nell'ipertensione polmonare, è già un
un sintomo tardivo. Poi abbiamo l'astenia e gli edemi declivi, quindi il gonfiore degli arti inferiori, che sono sintomi di scompenso. Allora, abbiamo a disposizione diversi strumenti diagnostici che vanno utilizzati a seconda del quadro clinico che si presenta. È vero però che l'ecocardiocolor Doppler, l'ecocardiogramma, è la valutazione a cui tutti gli pazienti sclerodermici si sottopongono, perché è un esame che ci dà importantissime informazioni morfofunzionali del cuore, è uno strumento consolidato nello screening dell'ipertensione polmonare, ma è in grado di rilevare anche quelle che sono le alterazioni, come abbiamo detto prima, della funzione ventricolare, tra le altre cose. Quindi è sicuramente uno strumento che ha molti limiti, ma di cui non si può fare a meno. Un altro importante esame è il dosaggio dell'enticolo BNP o del BNP. Il BNP è una molecola endogena, quindi prodotta dal nostro organismo, ed è un marcatore della sofferenza cardiaca. È stato dimostrato essere un importante predittore di mortalità nella sclerosi sistemica. Come si usa? Si usa andando a dosarlo periodicamente, e un aumento anche relativamente non eccessivo del tipo BNP può essere un campanello d'allarme per una sofferenza cardiaca ancora magari silente, per cui è importantissimo effettuarlo. Poi abbiamo detto che tra i sintomi più frequenti ci sono appunto le palpitazioni o la sincope, e in questo caso l'esame da fare è l'elettrocardiogramma, ovviamente, ma l'elettrocardiogramma basale non è sempre in grado di andare a rilevare l'aritmia, che magari può essere passeggera, temporanea, per cui quello che è indicato fare è un Holter, un ECG delle 24 ore secondo Holter. Questo studio, un po' datato, ma ha effettivamente dimostrato come l'Holter è in grado di andare a registrare, a documentare quelle che sono delle aritmie che sono frequenti nei pazienti sclerodermici. Tra le aritmie registrate più frequenti sicuramente ci sono le extrasistoli ventricolari e supraventricolari, che possono essere in numero anche elevato, non sempre sono sintomatiche. Quando sono sintomatiche si avverte il classico battito fuoriposto, il battito più forte che interrompe il ritmo normale cardiaco. Sono un po' meno frequenti le tachicardie supraventricolari e ventricolari, decisamente meno frequenti le bradiaritmie. E è importante, abbiamo detto, perché sono spia di quello che potrebbe essere un interessamento della patologia a livello cardiaco. Spesso sono benigne, ma comunque ci devono far pensare che ci possa essere qualcosa. A questo punto si passa a degli esami di secondo livello sicuramente più importanti, più sofisticati, come per esempio la risonanza magnetica cardiaca, che ormai non è più opzionale nel paziente sclerodermico. Rimane un esame di secondo livello che però ci dà delle informazioni importantissime riguardo alla cinesi nei movimenti, alla funzione cardiaca, alle dimensioni, ma poi ci fa vedere quelle che sono proprio le alterazioni tipiche della malattia, che sono l'ischemia, l'edema, che è il segno di infiammazione, e la fibrosi. Un altro esame di secondo livello che noi effettuiamo sistematicamente nei pazienti sclerodermici è il test cardiopolmonare. Si tratta di un test ergometrico, quindi un test a sforzo che si effettua su un cicloergometro sotto monitoraggio ECG e della pressione arteriosa, e sotto monitoraggio si misurano i gas respiratori. È un esame importantissimo, utilizzato abitualmente nella diagnosi differenziale della dispnea, perché è in grado di dirci quale, quindi dell'affanno, della scarsa capacità funzionale, della tolleranza allo sforzo, qual è la causa di questa ridotta capacità funzionale, che può essere muscolare, può essere cardiaco, può essere prevalentemente respiratoria. Si usa anche nella diagnosi e nel follow-up dell'ipertensione polmonare e dello scompenso cardiaco. Ci sono diversi studi anche sul paziente sclerotermico, ed è importante perché ci permette di valutare qual è effettivamente la funzionalità, la capacità funzionale del paziente, quello che si fa anche col test del cammino, però è un esame decisamente più sofisticato per quantificare la disfunzione, la ridotta performance cardiorespiratoria del paziente. E quello che ci dice è, attraverso l'analisi della ventilazione, ci dice qual è l'adattamento cardiaco
e l'adattamento del circolo polmonare allo sforzo. Lo sforzo ci permette di andare a vedere delle alterazioni che altrimenti a riposo non potremmo trovare. Un altro esame che forse è tipico, più tipico dei pazienti sclerodermici, è il cateterismo cardiaco destro. È un esame che deve essere fatto a seguito di un percorso clinico diagnostico specifico per andare a fare la diagnosi di ipertensione polmonare. Il cateterismo cardiaco è un esame invasivo, ma è l'unico esame che abbiamo per fare una diagnosi precisa di ipertensione polmonare. Noi lo effettuiamo in regime di day hospital, è una procedura relativamente sicura, si usano dei materiali che sono atraumatici, ci possono essere delle complicanze, ma devo dire sono molto rare. E, in pratica si utilizza un accesso venoso periferico da cui si inserisce un piccolo cateterino, si raggiungono le camere cardiache destre e qui si effettuano delle misurazioni di pressione delle camere cardiache destre, dell'arteria polmonare e poi una stima della pressione di riempimento del ventricolo di sinistra. Inoltre ci permette di andare a stimare la gittata cardiaca, quindi ci dice come il nostro cuore sta lavorando, che è un indice prognostico importantissimo in caso di ipertensione polmonare. Allora, quindi, gli obiettivi del percorso clinico diagnostico cardiologico del paziente sclerodermico sono prima di tutto la diagnosi precoce. Quindi ci dobbiamo avvalere gli esami di primo livello, che sono dal semplice ecocardiogramma, l'ultra CG, l'NT-proBNP, per poi arrivare, quando abbiamo un sospetto di interessamento cardiaco, ad esami di secondo livello, come quelli che abbiamo visto. Questo perché possiamo avvalerci di un trattamento precoce che può essere di tipo specifico, per esempio per l'ipertensione polmonare, un trattamento che può andare a controllare meglio la malattia di base, quindi l'immunosoppressione, oppure quei trattamenti di supporto cardiologici che comunque possono andare a impattare sulla prognosi in maniera migliore. Quindi per far star meglio il paziente sicuramente quello che serve è un approccio multidisciplinare, di una collaborazione tra reumatologo, cardiologo, radiologo e altri specialisti. Grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio innanzitutto AILS per l'invito. Nella giornata in cui siamo qui a celebrare finalmente l'inserimento della sclerosi sistemica nell'elenco, il futuro inserimento della sclerosi sistemica nell'elenco delle malattie rare, il mio compito sarà quello di parlare di alcune problematiche legate alla sclerosi sistemica storicamente considerate rare, ma che rare non lo sono affatto, ovvero le problematiche aritmiche in corso di malattia. E in questo mi ha aiutato la collega introducendo già brillantemente l'argomento. Sclerosi sistemica e aritmie si tratta di un'associazione antica, conosciuta fin dagli anni 80, ma che di fatto nell'ultimo ventennio è stata decisamente sottovalutata, ed è un'associazione tutt'altro che rara. Basti pensare che una qualsiasi alterazione all'elettrocardiogramma è presente in circa la metà dei malati sclerodermici e porta con sé un significato prognostico decisamente negativo. E si pensi anche a ulteriore supporto di questo concetto che circa la metà dei malati in cui l'elettrocardiogramma è completamente normale presentano invece una qualche alterazione, una qualche aritmia alla valutazione Holter delle 24 ore. E in questo studio dell'88, che è il più ampio studio che ha valutato in maniera sistematica l'utilizzo dell'Holter nei malati sclerodermici, è emerso che ben due terzi dei malati sclerodermici presentano qualche aritmia ventricolare e tipicamente delle extrasistoli ventricolari, e la loro presenza è fortemente associata con la mortalità cardiaca totale e con la morte cardiaca improvvisa. Diciamo che si tratta di un'associazione antica ma recentemente riscoperta, e riscoperta che ha portato essenzialmente innanzitutto alla conferma di quanto detto prima, ovvero che le aritmie sono molto frequenti nei malati sclerodermici e sono molto frequenti soprattutto in quei malati che presentano un qualche sintomo, anche se modesto e sicuramente non specifico, di possibile spia di un interessamento cardiaco secondario, che può essere una dispnea,
delle episodiche palpitazioni. In questi pazienti, andando a fare l'Holter, siamo in grado di riscontrare una qualunque alterazione in più della metà dei casi, e quelle extrasistole ventricolari, che vedremo più avanti che ruolo rivestono, in circa il 40%. Un quarto di questi malati sintomatici presenta frequenti extrasistole ventricolari. Ma perché sono così frequenti le extrasistole e le aritmie in corso di sclerodermia? La risposta che ci si è sempre dati è che sono così frequenti perché c'è la fibrosi miocardica. La fibrosi miocardica a Chiazza è considerata un po' il marchio distintivo della cardiopatia sclerodermica e sicuramente costituisce un substrato ideale per lo sviluppo di aritmie, ma non è l'unico fattore, l'unico protagonista in grado di determinare lo sviluppo di aritmie. Un ruolo importante è sicuramente svolto dall'infiammazione miocardica, così come dal danno microvascolare, ma del resto danno microvascolare, infiammazione e fibrosi altro non sono che tre momenti patogenetici fondamentali della malattia sclerodermica, non soltanto della cardiopatia sclerodermica. E che tutti e tre questi attori svolgono un ruolo importante e determinante nello sviluppo di aritmie, ce lo dice il fatto che queste tre immagini sono prese dalla biopsia miocardica di un'unica donna, una giovane paziente sclerodermica che era giunta alla nostra osservazione in realtà per una sintomatologia estremamente modesta, caratterizzata da una lievissima dispnea e episodiche palpitazioni, che aveva un rialzo molto modesto della troponina T e che a distanza di poche settimane ha sviluppato delle tachiaritmie ventricolari maligne potenzialmente fatali, che fortunatamente fatali non lo sono state perché abbiamo avuto il tempo di mettere in atto tutto quanto necessario a prevenire eventi sfavorevoli. Quindi le aritmie in corso di sclerodermia sono, oltre ad essere frequenti, sono anche importanti, ed è importante riconoscerle precocemente perché da sole sono responsabili del 6% di tutti i decessi direttamente correlati alla sclerodermia, decessi che avvengono molto spesso improvvisamente, e capite bene che in questo contesto l'unica possibilità che abbiamo nelle nostre mani è quello di individuare quali siano i pazienti più a rischio e di prevenire gli eventi aritmici maggiori. Questi sono dati che derivano dalle più grandi casistiche multicentriche europee, e sono così importanti perché rappresentano una manifestazione, sono una spia di un interessamento cardiaco sottostante. Questo ce lo dice il fatto che le aritmie ventricolari sono tanto più frequenti quanto maggiori sono i livelli di NT-proBNP, che, come ha detto la collega precedentemente, è un biomarcatore con un ruolo prognostico ormai ben definito nel malato sclerodermico, e sono tanto più frequenti quanto maggiore, quanto più è compromessa la funzione ventricolare sinistra. Questi due concetti, se vogliamo, sono concetti già consolidati e sicuramente non nuovi. Un concetto relativamente recente invece è il fatto che le aritmie ventricolari potenzialmente pericolose sono tanto più frequenti quanto maggiori sono i livelli di troponina T e quanto più frequenti sono le extrasistoli alla valutazione Holter. L'extrasistole ventricolare è un fenomeno decisamente comune anche nella popolazione generale, che al di fuori di alcuni contesti clinici definiti non riveste un ruolo prognostico così importante come invece lo riveste nel malato sclerodermico. Questo perché l'extrasistolia ventricolare nel malato sclerodermico è essa stessa espressione di un impegno cardiaco sottostante, correlando inversamente con la funzione di eiezione ventricolare sinistra e direttamente con i livelli di quella troponina T che abbiamo detto essere un fattore prognostico recentemente riconosciuto nel malato sclerodermico, in grado di identificare i malati sclerodermici prevalentemente sintomatici ma anche asintomatici, che più probabilmente andranno incontro ad un evento cardiaco maggiore e che avranno quindi una prognosi sfavorevole. Ma extrasistole ventricolari, che sono esse stesse in grado di identificare i malati sclerodermici, che molto più probabilmente andranno incontro a complicanze aritmiche maggiori, così come sono in grado di identificare, qualora assenti, quei malati sclerodermici che quasi certamente non avranno complicanze aritmiche di questo tipo. Quindi, con queste premesse, il dottor Lin dell'University of British Columbia si chiede se non fosse fantastico poter comunicare con il cuore e poter fornire al cuore tutto il supporto necessario ben prima che un qualcosa si sia manifestato. La risposta è ovvia ed è assolutamente sì, e questo ci dice che dobbiamo andare a ricercare un impegno cardiaco in corso di sclerodermia fin dalle prime fasi di malattia, perché soltanto la sistematica ricerca del coinvolgimento cardiaco primario e la stratificazione del rischio nel paziente sclerodermico consente poi di migliorare l'outcome e la prognosi di questi malati.
Questo sembra un concetto facilmente accettabile, ma in realtà se andiamo a vedere l'ultima regola sulla sclerosi sistemica pubblicata il 17 aprile di quest'anno, quindi pochi giorni fa, vedete che nel riquadro in basso alla vostra destra, dove vengono elencate tutte quelle che sono le metodiche e le tecniche da mettere in atto per individuare precocemente un possibile interessamento cardiaco della malattia, c'è sicuramente qualcosa che probabilmente manca. Ed è quel qualcosa quello che a nostro avviso andrebbe fatto in tutti i malati sclerodermici e che stiamo cercando di portare avanti nella nostra neoformata unità operativa del professor Dagna, avvalendoci anche delle enormi competenze che il nostro ospedale ci mette a disposizione, in particolare della collaborazione con un gruppo di cardiologi e di aritmologi dedicati alla gestione delle problematiche cardioaritmologiche non solo del malato sclerodermico ma di tutti i nostri malati con patologie immunoreumatologiche. Se andiamo a vedere questa immagine, questa piramide, qui chiamata piramide della prevenzione, la più base non può che essere la sistematica ricerca di tutti quei segni e quei sintomi, anche se molto lievi e non specifici, ma possibili spie di un impegno cardiaco sottostante, e che la più base non può che essere anche la sistematica esecuzione di tutte quelle tecniche che in realtà già routinariamente vengono messe in atto nella gestione del malato sclerodermico, che sono l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma e il dosaggio dell'NT-proBNP, ma che sicuramente non può prescindere da una valutazione anche di un altro biomarcatore estremamente semplice da rilevare, ripetibile a basso costo, che è la troponina T, ma che è in grado di fornirci delle informazioni prognostiche sicuramente rilevanti. E in tutti quei malati sclerodermici che presentano un qualche sintomo o un qualche segno clinico, laboratoristico o strumentale che sia suggestivo di un impegno cardiaco, l'ECG oltre delle 24 ore è sicuramente una tecnica aggiuntiva in grado di aiutarci nell'identificare quel sottogruppo di malati sclerodermici, questo sì raro davvero, che merita esami di secondo livello come la risonanza fino a eventualmente studi più invasivi. Con questa slide concludo e vi ringrazio, elencando quelle che sono le strategie future o quantomeno una speranza, un augurio, ovvero che nella prossima revisione sulla sclerosi sistemica, nel riquadro che riguarda le tecniche da mettere in pratica per individuare precocemente un interessamento cardiaco, ci sia anche il dosaggio della troponina T e la valutazione oltre delle 24 ore. Grazie a tutti per l'attenzione. Mi soffermerò un pochino sull'ipertensione polmonare, come è già stata accennata dalla collega precedente. E questo perché l'ipertensione polmonare frequentemente si associa a diverse connettivopatie, ma in particolar modo alla sclerodermia. All'interno della classificazione dell'ipertensione polmonare la troviamo inserita all'interno del primo gruppo. Questo è molto importante perché di fatto le ipertensioni polmonari del primo gruppo sono quelle per cui sono riconosciuti, ampiamente utilizzati e ne arriveranno degli altri diversi trattamenti terapeutici. L'ipertensione polmonare in sclerodermia e soprattutto nella variante cutanea limitata si associa frequentemente all'ipertensione polmonare. In generale all'interno delle connettivopatie colpisce prevalentemente le donne e soprattutto in età superiore ai 60 anni. Questa è un'età più avanzata rispetto a quello che riscontriamo nelle forme idiopatiche, cioè le forme per cui non si riconosce una causa. E, è molto importante la diagnosi precoce, come aveva già detto la collega, dell'ipertensione polmonare, questo perché, come vediamo, nelle forme lievi a basso rischio, la prognosi è nettamente diversa.
Perché? Perché prima le trattiamo, prima le individuiamo, prima le trattiamo, migliore è il risultato e la sopravvivenza. Però può succedere anche un meccanismo opposto, cioè a volte l'ipertensione polmonare può essere diagnosticata talvolta anche occasionalmente in contro di un ecocardio, ma a quel punto lì è importante fare uno screening che riguarda anche l'individuazione delle patologie reumatico, le connettivopatie sottostanti. E quindi la ricerca degli autoanticorpi e poi degli esami diciamo in collaborazione con un reumatologo dovrebbe essere eseguita su tutti i pazienti con ipertensione polmonare. Ma difatti questo studio però ci dimostra che su 791 pazienti che sono stati diagnosticati con ipertensione polmonare, solo il 50% avevano eseguito uno screening per patologia reumatica. Quest'altro dato che vi presento è del gruppo francese ed è stato diciamo, ottenuto dal registro dei pazienti con patologie con ipertensione polmonare nel sottogruppo in particolare di quelli con patologia sclerodermica. E in questi due gruppi cosa vediamo? Il primo gruppo ha fatto dei controlli rutinari con l'ecocardio per andare a individuare quanto più precocemente possibile la comparsa di ipertensione polmonare. Il secondo gruppo invece è stato analizzato retrospettivamente, cioè sono quei pazienti in cui l'ipertensione polmonare è stata diagnosticata a causa diciamo, della presenza di sintomi maggiori. E vediamo come i due gruppi hanno una prognosi differente. Quindi l'ipertensione polmonare deve essere rivolta sia ai pazienti che manifestano dei sintomi che vedremo poi nel dettaglio più avanti, per i quali è necessario eseguire un ecocardio, ma anche nei pazienti asintomatici l'esecuzione di rutinaria di ecocardio associata ad altre valutazioni non invasive che vedremo in seguito è raccomandata. Questo studio ha permesso di individuare diciamo, un algoritmo diagnostico che può essere utilizzato dai pazienti diciamo, reumatologi, che sono i primi che si approcciano all'individuazione dei pazienti sclerodermici, per capire quali individuare poi agli approfondimenti diagnostici che conducono poi alla diagnosi appunto di ipertensione polmonare. Questo è molto importante perché abbassa notevolmente e velocizza diciamo, la diagnosi di ipertensione polmonare e si compone di individuazione di test non invasivi che sono le prove respiratorie, il dosaggio degli anticorpi, il proBNP che abbiamo visto essere molto importante e poi delle anomalie elettrocardiografiche. Questo poi consente di, qualora si raggiunga un punteggio che ciascun valore diciamo, permette di ottenere, di passare al step 2 che coinvolge il cardiologo, quindi l'esecuzione dell'ecocardiogramma. Anche qui ci sono dei segni caratteristici che fanno sospettare notevolmente l'ipertensione polmonare e quindi si decide se approfondire ulteriormente con test invasivi come il cateterismo cardiaco destro. Questo quindi è molto importante sempre per il discorso di individuare quanto più precocemente la diagnosi di sclerodermia. E quindi i due approcci mettono in evidenza la necessità sempre di un team multidisciplinare in una patologia che è multisistemica per definizione, quindi è importante l'aspetto reumatologico, cardiologico, pneumologico. Questa flowchart è presa dalle linee guida dell'ipertensione polmonare e diciamo, lo scopo principale quando ci si approccia all'ipertensione polmonare è quello innanzitutto di confermare la diagnosi ed individuare eventualmente cause qualora queste non fossero note come nel caso della sclerodermia. Questo perché è importante valutare e avviare il paziente al trattamento. I sintomi sono praticamente, il paziente diciamo, può presentare dei sintomi che sono prevalentemente sintomi respiratori, cioè la fatica a respirare che nelle forme più lievi può essere per sforzi maggiori,
salire delle rampe di scale, camminare in salita. Nelle forme invece più gravi, oltre a questa fatica respiratoria importante, si può associare la sincope, cioè la perdita transitoria della coscienza, lo svenimento per intenderci, e quindi questi sono campanelli d'allarme che ancor più se un paziente affetto da sclerodermia deve tenere in considerazione. I sintomi nella fase iniziale, come abbiamo appena detto, sono prevalentemente la dispnea, ma in questo percentuale di pazienti al momento della diagnosi, quindi nel momento in cui il paziente viene indagato retrospettivamente, si chiede: ma lei ha avuto fatica a respirare da quanto tempo? Poi si mette in evidenza che avevamo dei sintomi minori che potevano essere considerati in precedenza. Tra il DNP, è stato già detto dalla collega, io lo stresso ulteriormente perché effettivamente poi tutti i pazienti che vengono da noi seguiti o comunque vengono seguiti per i problemi di ipertensione polmonare è un esame che facciamo seguire routinariamente, perché è un marker, diciamo, si dosa sul sangue, quindi sul siero, non è un marker invasivo, e consente di capire come funziona il cuore destro, di conseguenza in maniera indiretta come si sta comportando l'ipertensione polmonare. E il DNP si correla notevolmente con la sopravvivenza, quindi è importante anche da questo punto di vista, con un quadro tosso di 180 picogrammi per ml. E questi dati, diciamo anche se sono del 98, evidenziano come il DNP sia anche correlato con i principali indici che diciamo vengono determinati dal cateterismo cardiaco destro. Quindi quest'altro dato invece mette anche in evidenza come il DNP si correla con la distanza percorsa al test del cammino, che come appunto abbiamo detto è un esame non invasivo, anche questo eseguito routinariamente, e che serve per vedere lo sforzo sottomassimale, quindi lo sforzo, cioè la camminata normale, quindi lo sforzo più semplice, a capire come i pazienti reagiscono in termini di desaturazione ma anche di distanza percorsa. E questi altri dati invece si riferiscono al test da sforzo cardiopolmonare, e anche questo vediamo come il DNP correli inversamente con questo. Quindi il DNP rientra all'interno poi anche delle categorie, e il suo dosaggio e i suoi valori rientrano anche nell'insieme di dati importanti per individuare i pazienti a basso, medio e alto rischio, e quindi modulare la terapia nel migliore dei modi. Ci sono altri marcatori che di fatto poi routinariamente non vengono dosati, ma che sono stati riscontrati come alterati nel corso di ipertensione polmonare secondaria alla sclerodermia. L'ECG è un esame che viene anche questo eseguito, consigliato di eseguire, e che mette in evidenza delle caratteristiche che possono far, diciamo, sospettare la presenza di ipertensione polmonare, su cui non scenderò nei dettagli. E la TAC torace invece è anche questa molto importante, per due ragioni: sia perché l'ipertensione polmonare anche in pazienti di sclerodermici può essere dovuta ad altre cause, pensiamo ad esempio a un'embolia, ma anche perché è importante in questo gruppo di pazienti andare a vedere se c'è un coinvolgimento interstiziale, perché oltre al cuore anche il polmone è ampiamente coinvolto e può essere coinvolto in corso di sclerodermia. E per tale ragione che dal mio punto di vista di pneumologo ritengo molto importante, e viene seguito routinariamente anche nel corso delle valutazioni seguite dai reumatologi, l'esecuzione delle prove funzionali respiratorie. Questo perché appunto ci danno dei dati molto importanti su come funziona il polmone, e soprattutto la DLCO, che è un esame per questo non invasivo, che va ad analizzare lo scambio del gas a livello alveolare in termini, diciamo, sia legati all'ispessimento degli alveoli, quindi del tessuto del polmone, ma anche eventualmente alla vascolarizzazione,
Quindi questo dato risulta di notevole importanza anche per, diciamo, di sospettare l'eventuale presenza di ipertensione polmonare. E in particolar modo risulta molto importante il dato corretto per il volume alveolare. Questo perché un paziente che ha una VLC ridotta potrebbe essere dovuta sia a un problema polmonare, allora ci fosse un interessamento del polmone, o anche un problema di ipertensione polmonare. Correggendolo, il polmone di un paziente con la sclerodermia che ha un coinvolgimento del polmone è un po' rigido, un po' più piccolo, quindi contiene meno aria. Questa correzione consente quindi di discriminare quali sono i pazienti con ipertensione polmonare e quali invece hanno un coinvolgimento maggiormente polmonare. Altri dati importanti da ottenere sono ad esempio l'hemogas analisi, che è il prelievo arterioso che viene eseguito per vedere quanto ossigeno c'è effettivamente a livello del polmone, e diciamo che altri dati per discriminare l'eventuale concomitanza di altre diciamo, cause che possono determinare l'ipertensione polmonare può essere anche il monitoraggio della saturimetria notturna per escludere sindrome di apnee notturne che possono provocare ipertensione polmonare. Quindi a questo punto l'esecuzione, diciamo, dell'ecocardiografia risulta notevolmente importante. Questo è già stato ampiamente discusso, quindi cercherò di andare più rapidamente, perché ha un elevato, cioè è molto preciso per determinare e sospettare l'ipertensione polmonare, quantomeno perché uno screening iniziale, perché è un esame non invasivo. Quindi i pazienti che hanno una pressione polmonare aumentata all'ecocardio vanno, diciamo, analizzati con un occhio di riguardo maggiore. In realtà, perché dobbiamo fare il cateterismo cardiaco? Perché a volte l'ecocardio può, diciamo, provocare dei falsi positivi, cioè riscontrare dei valori alterati di pressione polmonare arteriosa misurata, diciamo, attraverso una metodica non invasiva, che però poi quando si fa il cateterismo cardiaco non corrispondono al vero. Questo è per diverse ragioni, perché comunque ad esempio l'ecocardio è una manovra operatore dipendente, quindi ci possono essere anche delle differenze a seconda che esegue l'esame, oppure perché comunque i valori di PAP possono dipendere anche dall'età o dall'obesità, quindi dall'peso del paziente, e quindi praticamente possono essere alterati, ma se poi corretto per il BMI, quindi il peso del paziente, i valori poi sono, diciamo, nella norma. E quindi praticamente i pazienti, inoltre, l'ecocardio inoltre può sottostimare i valori di ipertensione polmonare quando ci sono ad esempio delle patologie polmonari concomitanti, pensiamo ad esempio all'enfisema. Oppure perché appunto non c'è una finestra, quell'esame non può essere eseguito in maniera, diciamo, dettagliata, e quindi l'individuazione dei parametri che servono poi a calcolare la PAP può essere, diciamo, eseguita in maniera non precisa. E quindi in ogni caso però sicuramente l'ultimo mi danno messo l'evidenza l'utilizzo della velocità del picco di ospidalico in più che la PAP, che troverete nei referti dell'ecocardio che fate. Questo perché si è visto che questo dato, al contrario della PAP, correla meglio con l'ipertensione polmonare. Una volta, diciamo, che viene posto il sospetto di ipertensione polmonare, come già è stato detto, si passa al cateterismo cardiaco. Il cateterismo cardiaco destro ha una storia abbastanza lunga, anche se poi l'utilizzo sull'uomo per lo studio dell'ipertensione polmonare risale, diciamo, ai primi decenni del Novecento ed è stato poi diciamo, sviluppato nel corso, diciamo, degli anni, della fine degli anni 50 e 70, migliorando proprio gli strumenti necessari per eseguirlo, e quindi al momento risulta essere una metodica ampiamente utilizzata, perché consente di porre la diagnosi, di confermare la diagnosi qualora vi fosse un sospetto clinico,
valutare la prognosi anche al fine, diciamo, durante l'utilizzo dei trattamenti terapeutici e valutarne quindi l'efficacia degli stessi e poi seguire eventuali variazioni nel corso della gestione del paziente. Il cateterismo cardiaco destro, diciamo che è positivo quando abbiamo una pressione di una arteria polmonare maggiore di 25 mm di mercurio, e diciamo che insieme a diversi dati, che sono sia dati, diciamo, clinici, quindi vedere se vi sono alla visita segni di disfunzione cardiaca destra, quindi principalmente la presenza di edemi dei vivi, l'eventuale comparsa di sintomi che abbiamo già visto descritti in precedenza, la sincope, quindi lo svenimento è molto importante, altri dati che sono, diciamo, non invasivi, come il test del cammino in 6 minuti, il test al sforzo cardiopolmonare già descritto in precedenza, i valori di ProBNP, associati ad altri dati emodinamici, ma anche di imaging attraverso la risonanza magnetica, consentono di dividere i pazienti in gruppi a basso, medio ed alto rischio e per il trattamento, diciamo, indirizzare a seconda del rischio appunto di questa classificazione. La gestione anche del il paziente nel corso, diciamo, della terapia può, diciamo, essere trasferito da un gruppo all'altro ed è proprio questi dati che ci aiutano nella decisione terapeutica e quindi nell'eventuale aggiunta di altri farmaci. Per concludere, quindi, volevo sottolineare come diciamo, negli anni la prognosi, abbiamo già visto come la prognosi della sclerodermia ha fatto, diciamo, dei passi da gigante, nel senso che si è allungata notevolmente. E questo grazie anche sicuramente allo sviluppo dei farmaci sull'ipertensione polmonare, oltre ad altri farmaci, e quindi si è visto come nei pazienti con sclerodermia, rispetto ad altre terapie, lo sviluppo dell'ipertensione polmonare, essendo molto frequente, diciamo, risponde meglio di altri alla gestione e all'utilizzo dei farmaci contro l'ipertensione polmonare stessa. Grazie. Queste informazioni che mi sono state date e che hanno arricchito e forse vi hanno dato una visione di quanto sia complesso poi l'approccio al paziente nel suo appunto interesse, soprattutto per quanto riguarda l'impegno cardiopolmonare, mi premeva sottolineare quelle che sono le cose essenziali. Allora, primo, che il reumatologo vi manda a fare un sacco di esami, ma c'è un perché. Cioè, il perché è che potenzialmente questa malattia può dare un severo impegno cardiopolmonare, quindi sia in termini di interessamento del tessuto cardiaco, e allora abbiamo visto, come il dottor De Luca ha sottolineato, come tanti esami in più che attualmente conosciamo possono evidenziare questo tipo di interessamento cardiaco. L'altro grosso aspetto è quello dell'ipertensione polmonare. E il dottore Lì ha sottolineato come ci sono degli esami che attualmente vengono fatti che non ci si può più accontentare dell'ecocardio che una volta noi prescrivavamo, facevamo fare regolarmente, ma tuttora facciamo fare, ma che a volte mettere insieme i dati della spirometria, la famosa DLCO, insieme a un dato all'ecocardio che è un dato interlocutorio con un valore che è leggermente alterato, allora per il reumatologo mettere insieme questi dati è estremamente importante per avviare successivamente il malato a delle indagini appunto di secondo livello. Quindi questa cosa è per dire che non è che noi ci divertiamo a prescrivere sempre questi esami, ma che c'è il fatto che appunto tanto più precocemente impariamo a capire se il paziente sviluppa quel tipo di complicanze, tanto maggiormente possiamo curarlo meglio. Fermo restando che per certe complicanze di terapie ancora non ne abbiamo purtroppo. Quindi era solo mentre io poi ho imparato che c'è stato un pazzo negli anni 40 che si è fatto un cateterismo da solo
e questa cosa mi ha lasciato molto, molto perplessa. E comunque di pazzi nel nostro campo ce ne sono, e soprattutto nel campo pneumologico, penso, perché va bene. Allora, io direi di passare alla seconda parte. E grazie a voi che siete qui oggi. Da sempre mi occupo di come alimentazione, nutrizione e stile di vita siano degli strumenti incredibilmente efficaci, degli strumenti terapeutici incredibilmente efficaci. Iniziamo a parlare di che cos'è l'infiammazione. L'infiammazione è qualcosa di cui tutti voi avete un'idea. E noi in particolare, di cui tutti abbiamo un'idea e di cui voi ce l'avete in maniera particolare. L'infiammazione è quella cosa che si misura con il termometro quando abbiamo la febbre. È il motivo per cui qualche volta prendiamo l'aspirina, prendiamo l'Aulin, il Brufen per farci passare un mal di testa. E questi sono degli altri stati infiammatori. L'obesità, l'ingrassamento è un elemento che è stimolato nel momento in cui la persona è più infiammata. L'artrite, le gambe gonfie, l'invecchiamento è l'esito di un fenomeno di tipo infiammatorio. La pancia gonfia, i fastidi digestivi spesso hanno una componente infiammatoria sottostante. Spesso nei pazienti è di pensarsi come delle brocche infiammatorie. Il nostro livello infiammatorio, l'acqua nella nostra brocca, è definita da elementi che sono sicuramente di tipo genetico. Voi avete il paziente sclerodermico ha una componente genetica di fondo che lo predispone ad essere più infiammato rispetto alla popolazione generale, ma ci sono altri elementi importantissimi nel momento in cui parliamo di infiammazione, e sono la nutrizione, sono il fatto che ci sia un po' di attività fisica, ad esempio, all'interno delle nostre giornate, che ci sia una giusta componente di riposo notturno, ad esempio. E non dimentichiamoci la componente della gestione dello stress. Lo stress è un elemento che è in grado di acuire la nostra componente infiammatoria, e allo stesso modo la nostra componente infiammatoria è un elemento che interagisce con il nostro livello di percezione dello stress che ci circonda. Arriviamo allora a quella che è il vero motivo per cui sono qui, e ossia cosa possiamo fare per ridurre il nostro livello infiammatorio con l'alimentazione. In particolare ho diviso il tutto in tre microcapitoli. 1. Alimenti che potenziano le capacità antinfiammatorie. Parliamo di frutta e verdura cruda e fresca, parliamo di cereali integrali,
di spezie e di grassi buoni. Secondo punto è quello relativo alla gestione degli zuccheri e quindi parleremo di proteine, di prima colazione e di come non far diventare i grassi buoni dei grassi molto cattivi. Terzo punto è quello relativo alla variabilità alimentare. Frutta e verdura fresca. Questi sono solo alcuni degli studi che fanno vedere come il consumo di frutta e verdura fresca e cruda abbia un impatto significativo sulla riduzione della componente infiammatoria generalizzata. Il mio papà quando ero piccola mi diceva sempre che a ogni pasto doveva esserci qualcosa di crudo, vivo e colorato. Abituatevi a fare lo stesso, abituate a inserire nei vostri pasti almeno un pochino di frutta o verdura cruda. Il ruolo della fibra. Vi ho accennato al significato dell'uso dei cereali integrali, delle farine integrali. Non importa quello che fate, quello che decidete di mangiare nel momento in cui siete alla vostra festa di compleanno piuttosto che all'aperitivo fuori con le amiche o con gli amici. Il punto è quello che scegliete di fare nella vostra quotidianità. Trovo bellissima questa tabella, è una tabella che mostra tutta la percentuale di sali minerali e vitamine che vengono perse durante il processo di raffinazione. Questi sono sali minerali, vitamine, antiossidanti, sostanze naturalmente antinfiammatorie che vi state perdendo nel momento in cui scegliete una pasta bianca rispetto alla controparte integrale. Quando andiamo a vedere zinco, lo zinco è un elemento fondamentale per il benessere della pelle, nella farina integrale si perde il 78% dello zinco presente nella controparte integrale. Manganese è un'importante sostanza antiossidante, si perde l'86%. Calcio, ultimamente siamo ossessionati dal fatto di non riuscire a mangiarne abbastanza, sappiate che se ne perde il 60% con la raffinazione. Inoltre, l'integrale è un elemento estremamente positivo anche per l'aggiunta di fibra che mette in più nel vostro piatto. La fibra è un elemento che si è visto avere un impatto significativo sulla riduzione dei livelli infiammatori e sulla mortalità generale globale della popolazione. Inoltre, sono moltissimi gli studi che correlano l'uso di farina integrale, di chicco intero, di cereale integrale, con la riduzione dei livelli infiammatori. In particolare, ad esempio, le persone che mangiano farina integrale tendono ad avere dei livelli più alti di interleuchina 10, che è una molecola immunomodulatoria. Questa è una slide simpatica. È per dirvi quali grassi scegliere, quali grassi prediligere nella vostra alimentazione, nella vostra nutrizione quotidiana. Alla base vi ho messo i grassi buoni, i grassi poliinsaturi, quelli che agiscono in maniera antinfiammatoria, quelli che hanno un'attività protettiva anche a livello della salute cardiovascolare. I poliinsaturi sono tipicamente quelli contenuti nei grassi di origine vegetale e attenzione perché si tratta di grassi di origine vegetale e vegetale crudi e adesso vi spiego perché. In mezzo, nel centro della piramide, ci sono i grassi saturi, quelli che ci hanno insegnato da sempre che sono cattivissimi, non vanno mangiati. Ci hanno insegnato da sempre delle cose che ad oggi sappiamo non essere così corrette, nel senso che studi recenti, in particolare il dottor De Sousa ha dimostrato questo elemento, ci dicono con chiarezza che i grassi saturi, quelli presenti ad esempio nella carne, nei formaggi, non ci fanno né bene né male, non sono protettivi, non sono dannosi, hanno quello che si chiama un fattore di rischio, un rischio relativo uguale a 1. Per cui chi utilizza in maniera abbondante i grassi saturi presenti ad esempio nella carne e nel formaggio in realtà non ha un elemento di protezione ma neanche un elemento di peggioramento rispetto a quello che ad esempio è l'elemento cardiovascolare. I grassi veramente cattivi, quelli a cui dobbiamo stare davvero attenti, sono i grassi trans, che hanno un rischio davvero importante a livello cardiovascolare, producono un rischio davvero importante a livello cardiovascolare e a livello infiammatorio. E dove si trovano questi grassi trans? I grassi trans sono quelli che tipicamente troviamo nelle merendine, nei prodotti processati. Attenzione però, perché sono i fantastici poliinsaturi di partenza. I poliinsaturi di partenza, nel momento in cui vengono trattati, nel momento in cui vengono processati, nel momento in cui vengono sottoposti al calore, in alcuni casi addirittura semplicemente alla luce,
si trasformano in queste cose cattivissime, nei grassi trans. È una questione di come è fatta la molecola. Una molecola fatta in un certo modo, non sottoposta al calore, ci fa benissimo. Nel momento in cui un legame si gira, nel momento in cui questi grassi sono sottoposti al calore, alla cottura, alla processazione, diventano cattivissimi. Riassumendo, questi sono i grassi da mangiare, semi oleosi, le mandorle, le nocciole, le noci, i semi di macadamia, i semi di zucca, i semi di girasole, tutti quelli che volete, purché non siano tostati. Abbiamo detto che il calore è un elemento che modifica in maniera negativa i grassi, prendiamoli crudi. Gli oli, l'olio extravergine di oliva è un olio potentissimo, anche perché ha al suo interno una potenza antiossidante, garantita dagli antiossidanti naturali presenti al suo interno, che limita la modificazione dei grassi buoni contenuti nei grassi cattivi. L'olio extravergine di oliva è anche uno degli oli migliori nel momento in cui proprio non possiamo fare a meno di cuocere l'olio che usiamo per cucinare. Il pesce anche è una buona fonte di grassi buoni, che sono gli omega 3, ad esempio. E questi sono i grassi da evitare. Ricordiamoci che è sempre meglio cuocere la carne, il pesce, le verdure nel loro grasso piuttosto che con un po' d'acqua aggiunta. Evitiamo il più possibile i fritti. Ribadisco, non è l'aperitivo fuori che fate, non è la vostra festa di compleanno, il vostro anniversario di matrimonio. Il punto fondamentale è quello che scegliete nella vostra quotidianità. Le merendine, i biscotti, attenzione anche a tutti quei prodotti confezionati che tipicamente sono sulle nostre tavole, la brioche, il cracker, il grissino, che hanno al loro interno spesso delle componenti davvero importanti di questo tipo di grasso. Come si mantengono buoni i grassi? Intanto ve l'ho detto, vanno cotti il meno possibile e il più possibile vanno utilizzati nelle basse temperature. Una buona abitudine è quella di aggiungere sempre gli oli a fine cottura, per cui mi cuocio la mia bistecca sulla griglia senza aggiunta di oli in più e poi aggiungo una componente di olio crudo a fine cottura. Inoltre, alcuni studi hanno evidenziato come il potenziale antiossidante di alcune spezie, la cannella è il più studiato tra questi, abbiano la capacità di ridurre la trasformazione di questi grassi. Ad esempio, l'utilizzo della curcuma piuttosto che dello zenzero, un po' al curry, permetterà l'uso dell'olio nella preparazione dell'olio al curry, del pollo al curry, ad esempio, permetterà una migliore modificazione dei grassi, una minore modificazione dei grassi. Arriviamo a questa seconda parte, quella relativa alla gestione degli zuccheri. Abbiamo visto come per voi questa componente sia particolarmente importante. Quello che succede è nel momento in cui andiamo a mangiare solo degli zuccheri, solo dei carboidrati, oppure non andiamo a bilanciarli correttamente. Attenzione, perché questa dinamica è quella che interessa la maggior parte degli italiani che fanno prima colazione tipicamente con il cappuccino e la brioche, piuttosto che con qualche biscotto bruciato nel latte, e poi a metà mattina si bevono il caffè e magari ci mettono dentro la cucchiaina di zucchero, e poi a pranzo si fanno la pasta e se va bene ci grattano sopra un po' di formaggio. Nel momento in cui la vostra nutrizione si fonda solo sugli zuccheri, ed è il caso che vi ho raccontato, quello che succede è che gli zuccheri che avete mangiato passano molto rapidamente dal vostro apparato digerente al sangue. Questo si traduce in un aumento davvero importante, molto rapido, della glicemia, dei nostri zuccheri nel sangue, al quale segue un aumento altrettanto rapido e massivo dell'ormone che è adibito a riportare i livelli di glucosio nella norma. Questo ormone si chiama insulina. Ovviamente noi dobbiamo ricordarci che la nostra genetica è per lo più uguale a quella dei nostri antenati paleolitici. Ovviamente i nostri antenati paleolitici non erano abituati, il nostro metabolismo non è geneticamente abituato a vedere un così alto innalzamento di glucosio. Questo significa che l'insulina che viene richiamata per riportare il glucosio nei livelli di normalità è molto più alta di quella che sarebbe sufficiente.
Questo ci porta in una condizione cosiddetta di ipoglicemia reattiva, in cui i livelli di glucosio sono tendenzialmente addirittura più bassi di quelli di partenza. Si tratta di una condizione che non ci fa bene dal punto di vista fisiologico, ma non ci va bene nemmeno dal punto di vista emotivo. Personalmente le peggiori liti in famiglia io le ho viste nei momenti di ipoglicemia reattiva. L'ipoglicemia reattiva è un momento in cui di solito a metà mattina o dopo essere una mezz'oretta, dopo esservi bevuti il caffè con lo zucchero, vi trovate in una condizione in cui siete stanchi, fate fatica a ragionare, spesso siete più in ansia, più tristi, più depressi. Fateci attenzione, questo viene dalla cattiva utilizzazione degli zuccheri. Peraltro, l'insulina, abbiamo detto, è stata molta di più di quella che sarebbe stata necessaria. Quindi ho messo solo alcuni degli studi che correlano un elevato grado di insulina all'infiammazione. Livelli più elevati di insulina predispongono a una più alta infiammazione generalizzata. E allora, come possiamo limitare questo sali scendi glicemico che affanna le nostre giornate? Primo elemento, usiamo la fibra, l'abbiamo già detto, i cereali integrali sono indispensabili, ci aiutano e ci supportano. Anche in questo senso, la fibra presente nei cereali integrali riduce la velocità di assorbimento degli zuccheri contenuti. Quindi avremo una curva glicemica che sarà un pochino più modulata, già semplicemente nel momento in cui la nostra pasta diventa pasta da bianca a integrale. Seconda cosa importantissima, abbinare sempre i carboidrati, tutte le volte che ci sono i carboidrati, tutte le volte che ci sono gli zuccheri, a una quota di proteine. E nella prossima slide vediamo che cosa sono le proteine. Uno dei grassi buoni, paradossalmente noi siamo abituati a pensare in termini calorici, ormai è una cosa che non ci porta più tanto lontano, saremmo abituati a pensare che ad esempio una patata bianca, lessa, ci faccia molto peggio sia in termini di dimagrimento che in termini di salute rispetto alla stessa patata bianca, lessa, con sopra un po' d'olio. È vero che le calorie aumentano, ma dal punto di vista glicemico il fatto di aggiungere dell'olio su quella patata mi è di estremo supporto. Parentesi, tenete in considerazione che io sto dicendo queste cose a voi e sto facendo un discorso di tipo infiammatorio, ma se arrivasse da me qualcuno che mi dicesse: dottoressa, voglio ridurre la mia massa grassa, dottoressa, voglio aumentare la mia massa magra, devo andare a fare una sfilata di moda, io darei esattamente o mi devo preparare per la gara agonistica, io darei esattamente le stesse indicazioni. Dicevamo, proteine sono essenziali da abbinare tutte le volte che ci sono dei carboidrati, tutte le volte che ci sono degli zuccheri. Quando chiedo ai miei pazienti dove sono le proteine, che cosa sono gli alimenti proteici, io vi giuro che mi sento di tutti i colori. Sono questi, quindi segnateveli, ricordateveli, attaccateli al frigorifero con un post-it. Questi sono gli alimenti, almeno uno di questi, che ci devono essere ad ogni vostro pasto. Ogni volta che mangiate qualcosa, se decidete di mangiarlo, aggiungete una quota di proteine. Sono la carne e i derivati, per cui carne rossa, carne bianca, quella che volete, pesce, crostacei, molluschi, le uova, che sono un'ottima fonte di proteine, ad alto valore biologico, sono delle proteine che sono esattamente quelle che ci servono nella quantità in cui ci serve. E altro discorso, però rispetto alle uova non dobbiamo avere paura del colesterolo, magari ne parliamo un'altra volta. I formaggi. Il parmigiano è un formaggio ad altissimo contenuto di proteine, in genere sono quelli un pochino più stagionati che ne hanno un po' di più. I semi oleosi, di cui parlavamo prima, le noci, le mandorle, le nocciole, vanno benissimo da questo punto di vista. Se non sono tostate ci fanno anche bene perché contengono dei grassi buoni. Quest'ultimo è un gruppo che ho aggiunto da poco, è il gruppo delle proteine in polvere. Io le uso spesso ad esempio per aumentare le proteine della prima colazione. Noi italiani siamo spesso portati a pensare che la proteina a colazione non ci piaccia. Se non abbiamo voglia di mangiarci l'hamburger a prima colazione, o le uova a prima colazione, o il pesce a prima colazione, la semplice aggiunta di delle proteine del siero del latte in polvere, ad esempio allo yogurt o al latte che siamo già abituati a mangiare, può essere un supporto. Avete notato
che nel gruppo di prima non ci sono le leguminose. Il fatto che le leguminose siano un alimento ad alto contenuto proteico è una finta incredibile. Vi metto qui che 100 grammi di fagioli pronti da mangiare e reidratati hanno addirittura meno proteine di quelle contenute nella farina integrale. La farina di leguminose in effetti ha un alto contenuto di proteine, anche se abbinato a un considerevole quantitativo di carboidrati, ma ovviamente noi non mangiamo la farina di fagiolo così, non mangiamo il fagiolo disidratato, dobbiamo reidratarlo. Nel momento in cui lo reidratiamo, la proteina si diluisce e diventa molto meno a conti fatti. Quanti di voi, prima di sentirmi parlare, erano terrorizzati e pensavano che le proteine facessero male? Purtroppo non mi capacito bene da dove sia venuta fuori questa idea, ma siamo portati tutti a pensare che le proteine siano dannosissime per la nostra salute. Non è assolutamente vero. Troppe proteine possono essere in alcuni casi un problema per la salute, ma spessissimo, e il caso degli italiani è per lo più questo, le proteine che mangiamo sono davvero troppo poche. Consideriamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà come limite minimo da superare, quindi il limite minimo per il bambino diafano, 0,83 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Siamo un pochino larghi, parliamo di 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Capite come una persona di 70 kg dovrebbe mangiare 70 grammi di proteine al giorno. Ah beh, allora con la fettina di carne alla sera io l'ho già superati. Assolutamente no, perché in 100 grammi di alimento proteico ci sono una ventina di grammi di proteine. Una persona di 70 kg, per raggiungere i suoi 70 grammi, dovrebbe mangiarsi almeno 350 grammi di alimento proteico al giorno. C'è qualcuno che sicuramente ci arriva, per lo più l'italiano medio ci arriva in un fasto. Quindi se riesce a mangiare quei 70 grammi di proteine che gli servono, li mette tutti in un pasto soltanto. Peccato che il nostro apparato digerente ha un numero di trasportatori che servono per trasportare le proteine dal canale digerente al sangue, che è limitato. Se noi tutte le proteine che ci servono al nostro organismo le diamo in un solo pasto, quelle che assorberò saranno molto meno. L'ideale è quella di distribuire le proteine che ci servono almeno in 3 pasti. È per questo che io vi parlavo prima delle proteine a prima colazione e dell'eventuale aggiunta di proteine del siero del latte in polvere. È importante che sia per lo scopo della riduzione della salita e della discesa glicemica, sia per questo elemento fondamentale che è il raggiungimento delle proteine che ci servono durante la giornata, è importante che un po' di proteine ci siano anche a prima colazione, e poi a pranzo, e poi a cena, e comunque ogni volta che abbiamo mangiato dei carboidrati. Questa non me la sono inventata io, è il piatto sano definito dalla Harvard School of Medicine. Vedete che c'è una parte che c'è esattamente quello che abbiamo detto noi prima, per cui il crudo vive colorato del mio papà, un po' di cereali integrali e le proteine sono essenziali, è una parte essenziale del vostro piatto, i grassi buoni, quelli che abbiamo detto, un po' d'acqua che non guasta, e poi a fianco ci hanno messo mantenete gli attivi, che è vero, è sempre una buona abitudine. Altro elemento fondamentale, la prima colazione. Vi ho detto che il nostro organismo è, per lo più geneticamente parlando, quello dell'uomo paleolitico. Per i nostri antenati paleolitici, alzarsi la mattina e avere qualcosa da mangiare significava poter funzionare, dover funzionare. Non trovare nulla da mangiare significava dover ridurre al minimo i propri consumi, dover ridurre al minimo la propria energia. Il nostro antenato paleolitico pensava di dover morire di fame, si preparava a poter morire di fame, metteva in atto dei cambiamenti metabolici che lo portavano a un accumulo maggiore e probabilmente anche in termini infiammatori è un elemento che non ci aiuta. In particolare per questo motivo, e ossia che nel momento in cui le persone fanno una prima colazione corretta,
e fanno una prima colazione fatta bene, la glicemia è in grado di ridursi anche dopo il pasto successivo. Vi ho parlato di infiammazione, come la misuriamo? Questo è il BAF e il pasto, sono due elementi che io spesso vedo nei miei pazienti. In particolare il BAF ci interessa perché è legatissimo alle patologie autoimmuni ed è legatissimo alla sclerodermia ed è una citochina infiammatoria che si alza in risposta a quella che viene definita una food challenge, cioè quando il nostro intestino entra in contatto con qualcosa che gli dà fastidio. In particolare nella sclerosi sistemica i livelli di BAF sono più alti nelle persone che hanno la sclerodermia rispetto alle persone che non ce l'hanno, ma anche all'interno del gruppo di persone col BAF più alto che hanno la sclerosi sistemica, i livelli di BAF più elevati sono correlati alla severità delle manifestazioni della sclerosi sistemica. Il punto qual è? È che questo BAF è a quanto pare legato a un innalzamento, anche tra le altre cose, un innalzamento delle immunoglobuline sistemiche. Immunoglobuline, in particolare immunoglobuline di tipo G, che troviamo rialzate anche nel momento in cui tendiamo a mangiare sempre le stesse cose in maniera estremamente abbondante. Quello che si è rilevato è che in eccesso del cosiddetto grande gruppo alimentare che tendiamo a mangiare di più si manifesta con un innalzamento delle immunoglobuline G specifiche per quel grande gruppo alimentare. Questo è un test che è quello che io suggerisco, che consiglio, con cui lavoro con i miei pazienti, che identifica proprio questo tipo di eccesso. E quello che è interessante è che questo eccesso intanto sarebbe semplice da ridurre semplicemente variando quello che mangiamo. L'italiano medio in genere ha un eccesso di immunoglobuline G legate al frumento, legate al lievito, legate al latte. Se noi andiamo a vedere quello che mangiamo quotidianamente, cappuccio brioche contengono latte, contengono lievito, contengono frumento, la pasta con un po' di parmigiano idem, e il formaggino che magari ci mangiamo la sera con un po' di pane tal quale. Questo è un fenomeno che appunto può essere modulato, può essere recuperato un po' con quella che può essere una dieta che riprende lo svezzamento del neonato, in cui la persona mangia ad esempio un giorno quello che era il latte per il neonato e per noi che siamo abituati a mangiare la pasta e il riso, e poi con uno schema simile a questo in cui la stellina è il giorno di reintroduzione recupero il frumento che inizialmente mi stava procurando del fastidio. L'elemento fondamentale è che il cibo è un amico, è uno strumento che possiamo utilizzare come supporto anche all'interno di quello che è il nostro obiettivo, ossia il controllo della nostra infiammazione sistemica, senza dover per forza eliminare quello che siamo abituati a mangiare. Ad oggi, un po' come le proteine, il glutine ad esempio tende ad essere demonizzato. È uscito uno studio un paio di settimane fa che faceva vedere come gran parte della popolazione si costringa a mangiare senza glutine anche senza averne la necessità, senza essere celiaco. E questo rischia di essere un danno. Uno, perché spessissimo i prodotti per celiaci contengono tantissimi dei grassi cattivi, dei grassi trans di cui abbiamo parlato prima. E se non abbiamo bisogno di farlo, perché farlo? Il problema non è il glutine in quanto tale, è l'utilizzo che ne facciamo. Questi sono i grandi gruppi alimentari. Se avete voglia di approfondire l'argomento, che ovviamente è un argomento un po' importante, potete trovare le informazioni che cercate sul sito su cui scrivo, che si chiama Eurosalus. Prima di concludere, un piccolo inciso sull'attività fisica. Non serve che sia tanta, fatene un pochino, abituatevi a inserirla in tutte le vostre giornate. Scegliete dove è possibile farla, scegliete di fare le scale,
scegliete di camminare un pochino dalla metropolitana alla vostra casa, parcheggiate un pochino più lontano e arrivate a casa a piedi. L'attività fisica è un elemento in grado di ridurre significativamente i livelli infiammatori. Utilizziamola, ce l'abbiamo, è uno strumento gratuito e che possiamo mettere in pratica anche da domani mattina. Quindi, ricapitolando, abbinamento di carboidrati e proteine, scelta di carboidrati integrali, frutta e verdura fresca, camminate un pochino e variate quello che mangiate. Questi sono gli strumenti che vi permettono di stare meglio in maniera semplice ed efficace anche a partire dal vostro stile di vita e dalla vostra casa. Tengo a fare alcune precisazioni, che queste sono delle regole, come ha detto e sottolineato giustamente lei, che delle indicazioni che sono le stesse che vengono date a una persona che non ha una patologia, ma voi avete una patologia, quindi è corretta l'indicazione a dare una giusta distribuzione tra carboidrati e proteine, la frutta fresca, però teniamo presente che avete un grosso problema gastrointestinale. La maggior parte dei pazienti convivono con il reflusso e quindi mangiare dei pomodori, ad esempio, o degli agrumi diventa una cosa complicatissima. C'è tutto il problema anche del malassorbimento. Chi ha la sclerodermia spesso ha un interessamento dell'intestino e quindi un eccesso di fibre può condizionare dei problemi di alterazione dell'albo che spesso i pazienti con sclerodermia hanno. Quindi l'altra cosa, il follow and carry, un paziente che ha un reflusso diventa una cosa. Quindi bisogna veramente fare sempre i conti col fatto che si ha una patologia e si deve convivere anche con dei farmaci che hanno un impatto non solo sull'apparato gastroenterico, ma ad esempio il contenuto di calcio spesso va implementato non solo con gli alimenti ma anche con dei farmaci opportuni, perché i pazienti che hanno una malattia autoimmune assumono ad esempio cortisone, e il cortisone abbinato alla menopausa purtroppo costituisce un fattore di rischio aggiuntivo e aggravante per l'osteoporosi, e l'osteoporosi non si può curare solo con l'alimentazione. L'ultimo aspetto è quello appunto relativo all'infiammazione che purtroppo avete, ma appunto molti farmaci tendono ad abbassare l'infiammazione, cioè noi diamo dei farmaci, questo per dire che rispetto a chi si occupa di alimentazione noi non siamo dei castigatori, ma insomma di fatto ci sono tanti farmaci che per voi sono necessari. Un ultimo aspetto è quello dell'attività fisica. Purtroppo ci confrontiamo col fatto che l'attività fisica spesso non è corretta perché il paziente ha l'ipertensione polmonare, ha un interessamento cardiaco e quindi purtroppo l'attività fisica è limitata. Chi fa poca attività fisica ha aumentato il rischio ad esempio di avere l'osteoporosi. Quindi vedete che quanto è complesso occuparsi di questa malattia, e anche noi siamo assolutamente consapevoli che dando dei farmaci procuriamo degli ulteriori effetti collaterali. Quindi l'alimentazione, la potenzialità antinfiammatoria è assolutamente, cioè dovrebbe far parte del bagaglio culturale di tutti noi, compresi noi medici, però purtroppo a volte ci dobbiamo scontrare con la realtà delle cose, che vuol dire avere una malattia che dà un impegno gastroenterico, e abbiamo molti pazienti che finiscono con avere dei grossi problemi di calo ponderale legati al fatto che non riescono ad assumere una dieta corretta e non riescono neanche ad assorbire tutto quello che viene dato, proprio perché la malattia comporta una fibrosi del tubo gastroenterico e quindi tutto quello che mangiano viene perso e non viene assorbito. Quindi questa è una precisazione che secondo me era necessaria. La presidentessa dell'associazione per il gentile invito. Abbiamo parlato spesso di problematiche del cavorale
in questa sede oggi, in accordo come suggerimento da parte appunto della signora Ines, mi è stato chiesto di, visto che prima abbiamo parlato di alimentazione, di legare quella che è la salute del cavorale a quella che può essere appunto la salute della nostra bocca, quali sono le patologie correlate fra l'alimentazione e cavorale. Del resto tutto ciò che abbiamo detto non è molto cambiato per quanto riguarda le problematiche sistemiche. Questa è l'ultima meta-analisi del 2016 presente in letteratura su PubMed e vi assicuro non c'è molto di diverso. Che cosa ci interessa oggi però focalizzare è prima di tutto la xerostomia, che è strettamente legata a due patologie che derivano appunto da corrette abitudini alimentari, che sono le erosioni dentali e le carie. In questo senso, quindi, quando valutiamo un paziente affetto da sclerodermia, tra le varie considerazioni che si devono fare, questi due aspetti devono essere fortemente considerati. Mi riallaccio a quello che ha detto la dottoressa Del Papa precedentemente. Quello che vi sto dicendo io adesso è legato al cavorale, però come vedete da questa slide è preciso che quello che vi dirò deve essere comunque avvallato dagli altri specialisti, quindi dal gastroenterologo, dall'immunologo, dall'aromatologo, perché quello che può far bene alla bocca può far male in altri ambiti. Quindi io vi darò delle direttive, però non è detto che tutte queste direttive in assoluto siano poi corrette per la vostra salute generale, anche se credo però che comunque siamo in linea con quello che abbiamo detto fino adesso. Vediamo infatti che gli stessi alimenti che molto probabilmente vi possono fare bene sotto il punto di vista sistemico hanno anche dei risvolti positivi per quanto riguarda la salute del cavorale. Nella piramide alimentare, dove alla base ci sono gli alimenti che devono essere maggiormente assunti, vediamo che all'interno di questa schiera si assestano anche tutti gli alimenti che fanno bene al cavorale, mentre gli alimenti cariostatici, che sono soprattutto legati alle proteine, sono nella parte intermedia, mentre nella parte più alta, che sono gli alimenti che dovremmo assumere, ahimè, con minor frequenza, ci sono appunto quelli legati anche a un maggior sviluppo di lesioni cariose. Che cosa sono gli anticariogeni? La frutta fresca, non acida, la frutta con il guscio è estremamente importante, quindi le noci, le mandorle, la durezza degli alimenti per il cavorale è estremamente importante, mentre la viscosità è estremamente dannosa. Quindi se ci alimentiamo con delle marmellate, la viscosità di questi alimenti permette all'alimento stesso di depositarsi per lungo tempo sui denti, quindi essere una fonte di lesioni cariose poi nel tempo molto più rappresentativa rispetto a dei cibi duri, come per esempio non so, poter mangiare le carote, le noci fanno molto bene, abbiamo visto, proprio perché i cibi duri non si depositano all'interno del cavorale, non si incastrano nei nostri denti, quindi il loro deflusso poi nelle parti più basse dell'apparato digerente è più veloce e meno dannoso. Quando dobbiamo mangiare, è molto importante per la salute della nostra bocca rimanere ai pasti e vedremo successivamente il motivo. Sostanzialmente vi anticipo che quando noi introduciamo del cibo all'interno del cavorale sia un abbassamento del pH piuttosto rappresentativo, e questo dura per circa mezz'ora, 40 minuti. Se noi continuiamo a fare pasti frequenti, l'acidità del nostro cavorale persiste per lungo tempo durante la giornata, quindi il nostro cavorale è maggiormente soggetto all'azione a subire lesioni di tipo cariose o erosioni. Quindi si consiglia di mangiare 4 volte al giorno una quantità di zuccheri cariogeni non superiore ai 60 grammi ed è consigliabile un numero di 5 porzioni di zuccheri sotto forma di frutta, verdura e cereali. Chi assume fluoro per via topica ha sicuramente un vantaggio rispetto ad altri pazienti. Il fluoro lo si trova nei dentifrici, lo si trova nell'acqua che beviamo, lo si può assumere sempre sotto forma topica prendendo quelle pastigliette che si danno alle donne in gravidanza o ai bambini, ma facendo sciogliere ovviamente nel cavorale. Non bisogna innanzitutto pensare, come spesso molti miei pazienti mi chiedono, che mangiare cibi ricchi di calcio o assumere per via sistemica il fluoro possa essere utile nell'adulto. Il dente finisce il suo sviluppo tra i 13 e i 16 anni, quindi se durante
lo sviluppo dei denti, quindi già noi facciamo già prevenzione con le madri, no? Diamo il fluoro già alle mamme in modo tale che possa arrivare al feto, ma quando siamo adulti il fatto di ingerire per via sistemica il fluoro non ci aiuta, il dente è già formato, il fluoro cellulare, cioè la capacità delle cellule, dei tessuti di scambiarsi nel tempo è praticamente tendente a zero, quindi l'unica cosa che noi possiamo avere come vantaggio è arricchire il nostro parolare di fluoro in modo tale che il fluoro possa agire sulla superficie dei denti, ma non sulla struttura. La struttura è formata e non cambia. Vediamo che cosa possiamo sostituire per avere una bocca sana quando vogliamo fare uno snack. Molto interessante è stato durante l'Expo l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani aveva fatto questo corso che avevamo fatto limitato a pochi specialisti e si era parlato di alimentazione e salute del parolare. Una delle problematiche che si sono ripetute più spesso, soprattutto qua a Milano, è l'aperitivo, che per noi è diventata una tradizione, quindi i ragazzi che vanno a bere l'aperitivo così è un momento sociale per tutti noi. Ecco, l'aperitivo è uno dei momenti più dannosi per il purtroppo, tutto ciò che è bello fa male, no? Lo sappiamo, perciò anche senza evitare questa piacevole come dire, ricorrenza è possibile fare utilizzo di liquidi e di alimenti che non danneggiano il nostro caporale, soprattutto perché l'aperitivo è una delle principali cause di erosione dentale. Iniziamo con la xerostomia, però, perché parlo di xerostomia prima di parlare di usure carie, che sono quelle veramente correlate con la salute del cavolato? Perché la xerostomia nel paziente scolarico è un enorme problema da gestire, da fastidio ai miei pazienti. Io vedo una cosa di cui soffro molto e che purtroppo noi riusciamo a contenere, ma non in modo estremamente brillante con quello che abbiamo a disposizione, che le tecnologie farmaceutiche e le nostre conoscenze per adesso ci danno. La xerostomia, che è questa riduzione della salivazione del corpo dei pazienti sclerodermici, determina un abbassamento del pH e quindi un aumento dell'acidità, e questo ha grande gioco in termini purtroppo negativi nella salute del corpo dei pazienti sclerodermici. La xerostomia è la sensazione di bocca secca che si differenzia dall'iposcialia, che è invece la riduzione della quantità di saliva che viene prodotta dal paziente. Nel paziente sclerodermico le due cose si sposano, quindi il paziente sclerodermico ha la sensazione di secchezza perché ha una riduzione della produzione di saliva, mentre spesso la xerostomia in alcuni pazienti è accompagnata a una normale salivazione, però questi sono pazienti che hanno problemi non neurologici o di tipo psichiatrico, quindi non è certo questa una cosa che mi interessa. Accanto a tutte le problematiche che possono determinare la xerostomia nel paziente sclerodermico, quindi in modo particolare le condizioni sistemiche con disidratazione, che sono protocolli della sclerostomia sistemica, anche l'età avanzata non aiuta e quindi riduce naturalmente la produzione di saliva nei pazienti. Qual è la funzione? Perché è importante la saliva? Prima di tutto è una funzione detergente ed è implicata nel frazionamento dei detriti alimentari e delle masse batteriche. Poi è una funzione di clearance, cioè l'acqua, la liquidità della saliva permette di pulire anche i denti quando noi stiamo mangiando. E la cosa invece più importante per lo sviluppo della carie è appunto la mancanza di azione del tampone nei pazienti che presentano una bassa produzione, una bassa salivazione. Tra l'altro la saliva contiene all'interno dei veicoli remineralizzanti. Noi abbiamo detto che nell'adulto la struttura del dente non cambia, dove possiamo agire quello che cambia nella bocca sana e anche nello sviluppo delle problematiche è proprio la possibilità di scambiare sulla superficie dei denti fattori remineralizzanti come il calcio, il fosforo e il fluoro. L'ultima è la funzione immunoglobulinica per il contenuto di immunoglobuline solubili. La digestione avviene per prima in bocca, è importante masticare a lungo cercare di rompere il bolo alimentare all'interno del cavo orale. La lunghezza del tempo di che oggi è purtroppo con i ritmi che abbiamo è veramente difficile, però poter mangiare lentamente è veramente la chiave della salute non solo per il cavo orale ma diciamo per tutto il nostro organismo. Che cosa succede
con la carenza di salivazione, lo strumento di palidosi orale. Io vi faccio vedere queste foto, magari sono bellissime, però a me interessa molto, visto che è un incontro con i pazienti, che i pazienti si rendono conto se hanno qualche problema di venire subito da me e farsi vedere, no? Quindi se avete degli arrossamenti importanti, con bruciore all'interno del cavo orale, è il caso, è molto probabile che si abbia una micosi. Lo stesso quando viene tolta, per chi porta delle protesi, viene tolta la protesi, vedete che nella foto a sinistra dello schermo abbiamo una situazione di normalità, perché le cose sono normalissime. Nel momento in cui viene tolta la protesi del paziente abbiamo questo arrossamento patologico, una candidosi che prevede l'utilizzo di antimicotici sia sulle mucose orali che sulle protesi. L'altra problematica è la carie del colletto. Chi produce poca saliva ha uno sviluppo di queste carie, che noi chiamiamo rampanti, cioè molto veloci, che si sviluppano generalmente al colletto dei denti e mai, come vedrete, dopo vi spiego anche il motivo, vicino al margine gengivale. Come possiamo trattare i pazienti con sclerostomia? Che cosa abbiamo a disposizione? Come ho detto, non molto. Bisogna controllare il biofilm, cioè la placca batterica, cercando di rompere quelle che sono le popolazioni batteriche patogene, quindi con l'uso di cloro e di clorexidina. La lubrificazione orale è estremamente importante, con contori, gel, chewing gum, sempre senza zuccheri e contenenti possibilmente xilitolo, che è una molecola di azione antibatterica e preventiva piuttosto importante. E poi l'irrigazione nasale. Infine, per quanto riguarda la prevenzione, soccare per l'otite candidosi, l'utilizzo di fluoro, igiene orale professionale e antimicotici. Quello che abbiamo a disposizione oggi per combattere la xerostomia sono comunque ancora i soliti prodotti che credo tutti voi ormai già conosciate. Una cosa molto importante che vediamo è la continua idratazione con l'acqua semplice. Pazienti stanno molto meglio bevendo che quasi mettendo effettivamente questi prodotti che comunque aiutano. Vediamo l'erosione dentale. L'erosione dentale è stata per tantissimo tempo un pochino sottovalutata dai dentisti anche in termini di ricerca, ma in realtà è una patologia estremamente importante. Adesso è tornata molto alla ribalta perché tutti noi abbiamo delle erosioni. Sono de facto un danno, le potete vedere, sono legate alla riduzione della salivazione e l'utilizzo di sostanze acide e abrasioni. Le erosioni si possono identificare, vedete nella fotografia in alto una situazione di bocca sana, vedete che il dente è bianco, la conformazione anatomica normale, sotto invece avete questo paziente invece ha delle erosioni palatali, la superficie del dente inizia a diventare giallastra, lucida, e si ha un cambiamento della morfologia del dente piuttosto evidente. Il meccanismo d'azione si basa su due momenti, una prima demineralizzazione che è il softening, dove si ha la possibilità di una reversione alla normalità, e la seconda parte invece dove si ha una perdita di tessuto. Nella situazione di salute si ha questo scambio ionico tra la saliva e la superficie del dente. Nel primo stadio dell'erosione si ha un passaggio degli ioni, del calcio, del fosforo, dalla superficie del dente verso l'esterno senza più essere rimpiazzato, e infine si ha l'inizio dell'erosione, cioè si perde il tessuto. Le erosioni dentali vedono due cause, le cause estrinseche e delle cause estrinseche e delle cause intrinseche. Le cause, i fattori sono appunto legati all'abrasione, all'attrito, per esempio i bruxisti, oppure gli spazzolatori che utilizzano spazzolini molto, molto rigidi e che si puliscono i denti subito dopo aver mangiato. Quindi tutti i miei pazienti, di solito quelli più bravi, dicono: dottore, io appena mangio mi lavo subito i denti. Sbagliato, vedremo perché. Bisogna aspettare mezz'ora prima di lavarsi i denti, almeno. Un altro tra i fattori estrinseci, grande importanza hanno poi, come vedremo, i soft drink. Questi difetti che molti pazienti hanno, sono i difetti cuneiformi, si chiamano, perché formano un cuneo tra il margine gengivale e la superficie del dente. Noi di solito li ripariamo poi con delle semplici otturazioni, che è una cosa che riusciamo a fare. Però questi sono il risultato dell'acidità del cavo orale associato a uno spazzolamento scorretto, con degli strumenti troppo rigidi, per esempio con spazzolini a settore dure, e questo ovviamente è una cosa che si vede nel tempo, si vede sulle persone mature, però è abbastanza diffuso. Per quanto riguarda le sostanze invece che abbassano fortemente l'acidità e sono causa
di erosioni mentali sono i soft drink, quindi la Coca-Cola, soprattutto abbiamo visto che per esempio la Coca-Cola è molto, abbiamo preso dei denti, no, in università, la dottoressa Della Via, che ha il laboratorio che si occupa di tessuti duri odontoiatrici, abbiamo messo a far vedere sia l'acidità che anche la pigmentazione che i denti possono assumere una volta che hanno perso lo smalto di alcune bevande. E per esempio la Coca-Cola ha una, la cola, anzi che la pubblicità in diretta, la cola ha una forte azione in questo senso, cioè negativa sulla superficie dei denti in presenza di acidità. Un'altra cosa per esempio che pigmenta tantissimo la superficie dei denti è l'Aperol, questo alcolico, che ne so, non dico cose correttissime, però dovete sapere che fai. Però c'è un modo per poter vivere lo stesso, ve lo spiego perché è stata il mio premura. Allora, gli integratori con esatto lo sport sono estremamente negativi, sono molto diffusi al giorno d'oggi, soprattutto tra i ragazzi. Gli agrumi, esiste proprio una patologia in Sicilia legata ai mangiatori di limone, no? I limoni in Sicilia sono buonissimi e c'è chi si taglia il limone e mangia al mattino così. Purtroppo ecco, questo determina poi la formazione di abrasioni. Poi su di frutta, l'aceto e per uso clinico i farmaci corticosteroidei. Vediamo ecco, che il limite di pH sotto il quale si ha la distruzione del dente è 5,5. Vediamo che questi che sono gli alimenti con un valore di acidità abbastanza alto. Come vedete purtroppo solo l'acqua e il latte sembrano essere le uniche due cose in me, che è possibile bere. Per esempio il vino bianco è estremamente acido, è peggio del vino rosso in questo senso. Che cosa dobbiamo fare per evitare le complicazioni? Quindi evitare di spazzolare i denti immediatamente dopo aver consumato cibi e bevande acide, sciacquare la bocca con acqua dopo la consumazione di bevande e cibi acidi, bere bibite velocemente evitando di tenerle troppo a lungo all'interno del tavolare. Questo perché appunto il pH così viene come si è abbassato per il minore tempo possibile. Utilizzare dentifrici a bassa abrasività, pH neutro e con un'alta percentuale di fluoro disponibile. I dentifrici li trovate tranquillamente al supermercato senza andare a spenderci per polli, magari in farmacia, qualcosa che poi a volte non sono molto ideali. Nessuna di niente contro i farmacisti, però al supermercato ormai si trovano una grande distribuzione degli ottimi prodotti. L'altra cosa che abbiamo sottolineato nel paziente sclerodermico, che va sottolineata per le ragioni mentali, è il flusso gastroesofageo. Il flusso gastroesofageo sul tavolare ha una fortissima influenza, lo vediamo proprio facendo l'analisi dei pazienti. L'acidità ovviamente che dallo stomaco risale verso il tavolare determina molto spesso erosioni di questo tipo. Un altro messaggio che deve passare poi è riguardo alla litosi. La litosi che molto spesso i pazienti rispetto ai pazienti che sono dermici a volte fanno riferimento, ricordatevi sempre che non è legata al tavolare, a meno che uno abbia una situazione parodontale disastrosa, non sono 20 anni, così non mi è mai capitato in tutti questi 20 anni che con un paziente sclerodermici avere una paziente di questo tipo. Però l'alito cattivo che a volte si sente, ricordatevi sempre che è di origine gastrointestinale, ma molto difficilmente da tavolare. Le erosioni, i segni sono di ipersensibilità dentinale, quindi di ipersensibilità verso stimoli termici e chimici, le carie a prossimale, cioè quelle che si sviluppano permanentemente, lo smalto, l'aspetto liscio vetroso, le modificazioni della forma e l'usura dei denti. Le erosioni spesso però non interessano tutto il dente, soprattutto nella parte centrale, proprio perché a questo livello viene prodotto dalla gengiva il fluido crevicolare, si chiama, cioè è praticamente la saliva che viene prodotta da questa parte della gengiva, che ha un'azione tampone che non permette ai margini del dente vicino alla gengiva di andare incontro all'erosione, mentre la parte centrale, come vedete, è fortemente questa perché non è difesa. La carne invece è un processo di demineralizzazione del dente, lo smalto è tessuto più duro che non nel nostro organismo, l'attacco acido determina la perdita del ciò che rende duro il dente, cioè dei sali minerali, dei sali di calcio, di fosforo, eccetera, rimangono le fibre che poi vanno incontro a degenerazione. La carie è il processo che determina la distruzione esterna
del dente, qua c'è la camera pulpare dove è contenuto il nervo, nel momento in cui la carie tocca il nervo e arriva, si ha la pulpite, cioè il vero mal di denti, il dolore portato al petto. Quando questo fenomeno determina la degenerazione della polpa, si ha la parodontite, con la formazione di granulomi, di trascelti e così via. Bisogna, quindi, tanti pazienti a cui si trovano delle carie e che rimangono sorpresi perché non hanno mai avuto male, perché fortunatamente la parte superficiale, nel momento che si ha dolore, il dente è un po' di più compromesso, perché bisogna rivitalizzarlo e ricostruirlo. Quindi è sempre meglio intercettarlo prima. La carie, il rischio di carie è legato a tre fattori che sono il dente, la sua conformazione, l'esposizione alla flora, alla flora che vede due batteri, Streptococcus mutans lactobacillus, e al substrato che è legato, cioè alla disponibilità di elementi che possono determinare la formazione di carie e che sono controllati dalla igiene orale, dalla clearance orale, quindi dalla saliva, la frequenza di pasti e carboidrati, cioè la concentrazione dei carboidrati. Ovviamente una prova batterica patogena nel momento in cui, cioè noi abbiamo sempre batteri negativi all'interno del cavo orale, nel momento in cui questi batteri prendono il sopravvento si sviluppa la lesione carinosa. Quello che possiamo vedere quando introduciamo del cibo è un abbassamento all'interno del cavo orale del pH che raggiunge di solito un valore compreso tra 3 e 4. Questo valore permane per circa 30 minuti, quindi per questa ragione che non dobbiamo lavarci i denti subito, ma dobbiamo aspettare 30 minuti, perché se noi ci lavoriamo i denti nel momento in questi 30 minuti dove la curva del pH risulta essere estremamente bassa, creiamo in realtà dei danni sulla superficie dei denti. Vediamo cosa succede per chi quando facciamo i nostri quattro pasti, si abbassa il pH una volta, due volte, tre volte e quattro volte a cena. Quindi durante la giornata noi abbiamo 120 minuti dove siamo soggetti a lesioni cariose, e questo quindi per una persona brava che sta ai pasti. Se vedete dalla curva successiva che questo il primo paziente è un paziente che fa più pasti cariogeni, quindi vedete che durante l'arco della giornata 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte predisposto alle lesioni cariose rispetto a pazienti invece un pochino più gravi, perché questo è ottimo, anche troppo, quasi noioso, diciamo, è come essere il paziente ideale, cioè chi fa quattro pasti al giorno, corretti. Ecco, questi pazienti generalmente non hanno carie, infatti hanno più carie coloro che fanno tanti spuntini rispetto a chi invece sta ai pasti, questo è proprio noto. Io penso che avevo fatto il mio disabilità a 360 gradi e avevo fatto qualche anno fa uno studio proprio tra gli indici di carie, per noi siamo al concetto di riferimento con l'Organizzazione della Sanità, per la professoressa Stromega, che è la direttrice. Abbiamo fatto questo studio su pazienti disabili che erano tenuti in casa, disabilità psicointellettive tenuti in casa, e altri pazienti invece che erano ricoverati in strutture dove rimanevano praticamente tutta la settimana. Chi era con i genitori, vuoi perché magari i ragazzi erano un pochino agitati, cioè il cibo è sempre stata una gratificazione per tutti, lo sappiamo, e facevano più pasti al giorno. Bene, quelli che erano in casa avevano una situazione di lesione cariosa superiore rispetto a quelli che invece erano ricoverati, perché quelli ricoverati praticamente mangiavano quando si doveva mangiare, si faceva la merenda, quando si doveva fare la merenda, non si poteva fare, non si poteva aprire il frigo quando si voleva, cosa che ho fatto tutta la vita. Va bene, per vedere un pochino la prevenzione della carie dentale, le strumenti principali quindi sono l'educazione alimentare, la promozione di elevati standard di generale personale, basta identificare il fluoro e la profilassi esistente. Quindi concludendo, che cosa aumenta il rischio di salute orale? Le bengale dolcificate con lo zucchero, i cibi adesivi spalmabili, quindi spalmabili la Nutella, la marmellata, la pastecca e così via. Caramelle a lenta dissoluzione che contenenti ovviamente zucchero, snack contenenti zuccheri amidi che abbiamo visto nelle rendine, che sono negative sia per la salute sistemica ma anche soprattutto per il cavo orale, proprio per quello che aveva spiegato prima la dottoressa, cioè la cottura di questi alimenti, di questi snack, determina un cambiamento in quello che è la struttura poi dei grassi e anche degli zuccheri, quindi diventano solamente cariogeni. L'utilizzo di zuccheri semplici come il saccarosio e il miele ha un'altissima viscosità. Mentre diminuiscono il rischio di carie, c'è il numero di caramelle senza zucchero,
ripeto, con delle tipsi di toro, ci sono spesso pubblicità sul pacchetto, la frutta e la verdura fresca che contiene di alta qualità come uova, carne, formaggio, pesce, legumi, pane, cereali integrali. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione. Ci dà un'indicazione più precisa e è utile in questi casi. E rispondo alle prime domande, poi queste quattro domande su questa scheda le dividiamo con i colleghi. La prima domanda è se una morfea si può trasformare in una sclerosi sistemica. Diciamo che no, quantomeno non è un fattore di predisposizione simile. Questo perché il meccanismo con cui si realizza la morfea è un meccanismo completamente differente rispetto a quello con cui la sclerosi sistemica si realizza. Questo non vuol dire che in senso lato e in assoluto non sia teoricamente possibile la coesistenza delle due malattie, ma la morfea è il meccanismo appunto
per il quale si realizza questa condizione, che come forse sapete è quella di un'area di fibrosi cutanea limitata, è una malattia evidentemente della cute e che non ha nulla a che fare con i problemi microvascolari e macrovascolari che invece sono associati alla sclerosi sistemica, quindi è un'evidenza estremamente difficile. La seconda domanda è ancora più complicata, se vogliamo, chiede se nei comuni esami del sangue di routine c'è qualche valore che è alterato può far pensare alla malattia. Diciamo che la risposta di nuovo è no, e io intendo dire no nel senso di dire che seppur è vero che la sclerosi sistemica è associata ad alcune alterazioni degli esami del sangue, queste alterazioni innanzitutto sono abbastanza aspecifiche, cioè sono condivise con tante malattie del connettivo di cui la sclerosi sistemica fa parte, o più in generale con tante malattie del sistema immunitario, nel senso di malattie autoimmuni. Alcuni esami sono un poco più specifici per la sclerosi sistemica, ma ciò non vuol dire che questi esami possono essere applicati in una popolazione generale come esami di screening. La diagnosi, come ben sapete, di questa malattia la si fa tra un'integrazione di dati clinici che fanno parte da padrone nella diagnosi della sclerosi sistemica, esami di laboratorio e spessissimo gli esami del sangue fanno un po' da, come dire, completamento di una diagnosi alla quale si è già abbondantemente pensato sulla base di dati clinici di laboratorio e ovviamente la capillaroscopia che dà un'ulteriore informazione al proposito. Rispondo alla domanda se, in cui mi si chiede se un regolare battito cardiaco possa escludere un coinvolgimento del cuore. Non c'è nulla che possa né escluderci il coinvolgimento del cuore, ma nulla che possa né farcelo diagnosticare con certezza in corso di visita clinica. Quindi questo per dire che avere dei battiti, avere delle palpitazioni che è qualcosa di comune da un certo punto di vista non deve sicuramente spaventare e necessariamente farvi correre dal medico e fare un oltre in mezz'ora perché si debba pensare a un interessamento cardiaco di tipo aritmico, ma per rispondere in maniera più precisa a questa domanda è anche vero che molti malati sclerodermici non presentano nessunissimo disturbo riconducibile ad un possibile interessamento cardiaco, quindi non hanno mai avuto palpitazioni, probabilmente mai le avranno, non hanno mai avuto un affanno e nelle fasi iniziali non le avranno, ma è questa proprio la fase iniziare in cui andare a ricercare eventualmente un interessamento cardiaco. Spessissimo l'interessamento cardiaco non dà nessuna manifestazione di sé nelle fasi iniziali. Per questo motivo basta semplicemente fare un piccolo numero di esami molto banali, che in realtà è pratica comune fare in tutti i centri reumatologici che si occupano di sclerosi sistemica, che sono quelli che sono ampiamente stati elencati, cioè la visita medica, l'elettrocardiogramma, alcuni pochissimi esami del sangue e un ecocardiogramma iniziale che ormai è quello che si fa rutinariamente in tutti i malati sclerodermici. Un corretto valore di ossigeno può escludere coinvolgimento polmonare? In realtà no, nel senso che per fortuna l'insufficienza respiratoria, quindi la carenza di ossigeno, subentra in fasi via via più avanzate, quindi non si può escludere. E perché? Perché l'interessamento interstiziale del polmone inizia gradualmente e quindi nelle fasi iniziali per fortuna non c'è bisogno di ossigeno, quindi non ho, il corretto valore dell'ossigeno non lo può escludere. Dunque, poi ho questa domanda: perché il disturbo di ostruzione alla gola e difficoltà di deglutire? Questo disturbo in realtà può avere varie cause. Innanzitutto nella sclerodermia è presente un coinvolgimento dell'esofago e questo coinvolgimento dell'esofago fa sì che ci sia proprio questa sensazione di difficoltà a mandar giù soprattutto bocconi, un pochino il riso, la pasta, il pane asciutti, uno può avere veramente la difficoltà a deglutire oppure spesso può andare proprio di traverso il boccone quando si tenta di deglutire. Quindi questa può essere una prima causa. La seconda causa di difficoltà a deglutire può essere proprio la secchezza alla bocca, quindi se non c'è un'adeguata salivazione, chiaramente la formazione del dolo, cioè del boccone
se è in bocca allora si fa ancora più fatica, perché la saliva serve anche a lubrificare e quindi a facilitare la deglutizione. Questo è il secondo aspetto. Poi la sensazione di disturbo alla gola può anche derivare dal reflusso. Chi ha il reflusso gastroesofageo spesso riferisce di avere mal di gola, ma in realtà la gola... Allora, anche qui una visita dall'otorino permette di evidenziare se c'è uno stato di iperemia, di arrossamento della gola, che spesso può far pensare o far diagnosticare anche il reflusso gastroesofageo. Poi ci sono due domande che tutti gli anni io mi ritrovo, alle quali mi ritrovo a non rispondere, cioè le telangiectasie, se ci sono delle innovazioni per ridurle, la risposta è no, cioè si utilizza il laser ma spesso tendono poi a riformarsi, e le calcificazioni, anche in questo caso non è stata identificata nessuna terapia che si sia rivelata efficace nel prevenire o nel curare le calcificazioni. Quindi purtroppo dal punto di vista farmacologico siamo assolutamente sprovvisti di farmaci che trattino questo tipo di complicazioni. Le calcificazioni, quando ci sono, vanno aggredite eventualmente chirurgicamente o comunque vanno trattate con adeguate medicazioni quando sono superficiali. Rispondo al volo alla prima domanda che mi è appena giunta. L'esenzione del farmaco è collegata al reddito? No, non è collegata in alcun modo al reddito. C'è discussione al proposito, anche se secondo me non è necessariamente corretto discutere a questo proposito, ma comunque in questo momento l'esenzione è un'esenzione per malattia, quindi è indipendente dal reddito e copre appunto tutte le procedure, gli esami diagnostici e le terapie che sono connessi alla diagnosi, al monitoraggio e alla prevenzione. La ginnastica respiratoria. La domanda è: la ginnastica respiratoria è utile per combattere la fibrosi? Di aiuto? Allora, per combattere la fibrosi no, nel senso che ovviamente per rallentare la fibrosi sono indispensabili le terapie che fate, però sicuramente è raccomandabile ed è indispensabile per diverse ragioni. La prima, perché migliora i muscoli, che sono di fondamentale importanza proprio per respirare, e quindi nel momento in cui il polmone può diventare un po' più rigido per il coinvolgimento della malattia, si farebbe più fatica a respirare, quindi rinforzare i muscoli della respirazione è di notevole importanza. Poi il secondo motivo è anche l'impatto proprio sull'aspetto cardiovascolare, perché proprio per quella ruota che avevamo fatto vedere dalla collega, l'esercizio è limitato da componenti muscolari così come respiratorie e cardiologiche. Sicuramente l'esercizio fisico aiuta a rinforzare i muscoli, migliorare la performance cardiaca e quindi sentire meno la fatica a respirare quando si fanno anche i minimi movimenti della vita quotidiana. Altamente d'accordo. Grazie, perché se non mi vedete. Allora, rispondo a due domande che sono abbastanza simili. Una è: come è meglio assumere il fluoro? E l'altra è utile assumere le pilloline di fluoro anche in età adulta? Allora, come ho detto precedentemente, l'assunzione di fluoro ha all'interno del cavo orale una funzione solo ormai sulla superficie del dente in età adulta, per permettere quello scambio di ioni che abbiamo visto, che permette di mantenere lo smalto nella sua integrità. L'assunzione di fluoro avviene sempre con le acque, cioè l'acquedotto di Milano, l'Italia, contiene nel suo interno del fluoro dosato nella quantità corretta, in modo tale che quando si cucina, quando si beve l'acqua, così esistono una quantità giusta di ioni. Lo stesso vale per le acque minerali, quindi l'acqua già contiene questo prodotto. L'altra cosa è appunto per esempio le pilloline col fluoro. Si possono utilizzare, si utilizzano quelli per adulti, si trovano in farmacia, si chiamano Zimafluor, c'è solo questa società, e devono essere
assunte nel dosaggio corretto, perché se si assume anche troppo cloro si hanno dei danni a livello sistemico estremamente gravi, non si può avere una cosetta cloro, quindi attenzione, si usano sempre, non è che uno più mangia pillole e meglio che nei denti, fa solo dei danni, una pillolina al giorno sciolta in bocca in modo tale che nella saliva possa rimanere boione per lungo tempo e quindi agire sulla superficie dei denti. Queste sono, diciamo, le due principali fonti di fluoro. Altro non serve, cioè prendere pastiglie pensando di dopo i 16 anni di poter fortificare il dente, mangiare continuamente calcio, fa bene alle ossa, ma ai denti cambia molto. Se invece noi mangiamo i formaggi duri, tipo il grana, formaggi di questo tipo, che contengono sali di calcio, che servono per la superficie dei denti, queste invece hanno un'azione positiva sulla superficie stessa. L'amalgama di mercurio. Allora, l'amalgama del mercurio di vecchia data, possono essere considerate una causa della malattia? Assolutamente no. È consigliata la rimozione di sicurezza? Dipende. Allora, l'amalgama è stata demonizzata per tantissimo tempo e ancora oggi, soprattutto dai dentisti. Spesso i dentisti si comportano, devo dire, faccio parte della categoria male perché danno spesso dei messaggi negativi, ma i messaggi devono essere corretti nei confronti dei pazienti a 360 gradi, sia quelli che vengono in ospedale che vengono in studio. Cioè bisogna riferirsi alla letteratura, questa è la cosa più seria che può fare un medico. Un medico può dare dei dati epidemiologici, statistici, non può fare delle considerazioni basate su dati assurdi. Faccio un esempio, per far vedere che il mercurio era negativo, io ho avuto 20 anni fa la mia collega, io sono di Monza, sono andata a Monza, mi dava questa cartellina, mi ha portato la letteratura che dimostrava che il mercurio faceva male, mi ha portato come letteratura quello che è successo ai minatori in Inghilterra delle miniere di mercurio, cioè è come dire che le radiazioni ai denti fanno male e portare il caso di Chernobyl. Cioè, sono delle cose assurde. Chiaramente quello che diceva la dottoressa del Papa quando ha fatto vedere con l'immagine di Google che usciva il medico, così attenzione a quello che si legge, soprattutto nell'odontoiatria, perché nell'odontoiatria siamo gli unici, io ho fatto un'analisi alla medicina, cioè, diceva con i miei colleghi, io ho fatto il medico della bocca, cioè il dentista è un medico, deve fare una persona seria, però nel mio campo, come vedete, siamo sulla rottamazione delle protesi, siamo nei supermercati, cioè io non credo che un reumatologo sia che va al supermercato al reumatologo, qualcuno però va dal dentista, non si capisce perché, ma va benissimo. Detto questo, quindi ritornando a questa cosa che però è molto importante come messaggio, l'amalgama non è assolutamente un prodotto negativo all'interno del cavolare, non è stato dimostrato da nessuno che si innalzano i livelli di mercurio nel sangue, fa più forse male mangiare una scatoletta di tonno che contiene più mercurio di sicuramente dell'amalgama che viene rilasciata da una. Perché l'amalgama non si usa quasi più? Perché è un prodotto innanzitutto antiestetico e perché le resine che abbiamo oggi hanno una sovrapposizione per quanto riguarda i risultati clinici all'amalgama. Ma la rimozione di un'operazione dell'amalgama deve essere fatta esclusivamente per un motivo clinico, se si è infiltrata, se c'è una cavia sotto, va rimossa, pulita e sostituita con un altro restauro. Estetico. Quando sorridiamo non ci piace vedere magari il metallo, è una cosa lecita, no? Ma al di là di queste cose, l'amalgama è stato un materiale eccezionale, perché la resina bianca si incolla alla superficie dei denti, però se voi guardate al microscopio esiste un gap con un passaggio di batteri che è no. L'amalgama invece formava dei ponti chimici tra la superficie dei denti e il metallo che non permetteva ai batteri di passare. Infatti, trattando proprio disabili non collaboranti, quindi che non riescono a pulire così via, l'indicazione dell'Associazione Internazionale per l'Odontoiatria per la Disabilità dà come materiale di eccellenza per chi non riesce a pulire l'amalgama, e quindi viene ancora usata per esempio anche negli Stati Uniti ancora adesso, dove si hanno delle indicazioni che sono serissime. Poi la rimozione di sicurezza, esistono dei dentisti che hanno messo la cappa d'aspirazione, c'è uno a Milano che va vestito come un astronauta, no? Con la cappa d'aspirazione per togliere l'amalgama ai pazienti. Poi tu vedi un dentista che ti arriva
sentito era tipo trapianto cardiaco, cioè una carta aspirazione così ti sembra di avere in bocca chissà che cosa. In realtà la rimozione delle otturazioni della mancano deve essere fatta sotto diga, se si può mettere, perché per esempio la scleromia quando non si ha la microstomia non si ha accesso, quindi bisogna cercare di fare, come dire, cercare un compromesso. Però se è possibile mettere la diga, cioè quel foglietto di gomma, in modo tale che la maga non vada nel cavonale del paziente, e la vera pericolosità della maga per i dentisti, perché io ne tolgo 10 al giorno, magari per motivi clinici voi ne togliete una nella vita. Quindi la quantità di vapore di mercurio che il paziente assume rispetto a quella dell'operatore è sicuramente trascurabile, quindi non abbiate paura, la cappa non serve. Poi meglio utilizzare lo spazzolino elettrico manuale, e poi la dieta altrasi sono utili per combattere le erosioni e le carie, ogni quanto è utile farla ogni 6 mesi. Allora, l'utilizzo dello spazzolino elettrico e dello spazzolino manuale è molto soggettivo, perché i risultati molto spesso sono sovrapponibili. Io consiglio ai pazienti sclerodermici lo spazzolino elettrico con una testina molto piccola e setole a durezza media o soffice. La ragione per cui consiglio lo spazzolino elettrico e la testa piccola è legata prima di tutto purtroppo alla manualità, quindi cioè, utilizzare con le patologie che colpiscono le aree minori uno spazzolino diventa difficile. Se volete usare lo spazzolino manuale potete per esempio prendere le manopole da bicicletta, la pallina da tennis, così lo mettete nella parte terminale dello spazzolino in modo tale che possiate moltiplicare con un leggero movimento quella che è l'azione della setola, aumentando il diametro dello spazzolino. Con lo spazzolino elettrico chiaramente lo tenete in mano, riuscite a entrare un pochino da tutte le parti, ed è quello che io consiglio a chi ha problematica appunto sul muso delle mani. La lavorazione del parto deve essere fatta ogni 6 mesi, ha un'azione preventiva, perché riduce ovviamente la massa batterica e quindi anche i batteri cattivi, quelli indicati delle lesioni del cardiologo. Ricordate che come dovete spazzolare i denti mezz'ora dopo il pasto, e chiaramente l'igiene orale ogni 6 mesi è indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però è soggettiva, cioè ci sono dei pazienti che sono dei campioni di igiene orale e quindi la si fa una volta all'anno, altri pazienti invece necessitano una igiene orale ogni 4 mesi, perché non riescono a pulire bene, motivi che sappiamo. Quindi lo vediamo noi, comunque va dai 4 mesi a un anno. Va bene, grazie per le domande. No, rispondo all'ultima domanda che ci è stata consegnata per iscritto. Se abbiamo l'esenzione per la sclerosi sistemica dovremmo farne un'altra per la malattia rara. Allora, in generale a me non risulta sia ancora stata data una risposta a questa domanda. Quello che posso dirvi è che è assolutamente cruciale avere l'esenzione per la malattia rara, indipendentemente anche se uno ha un'altra esenzione, ad esempio l'esenzione per reddito o altre forme di esenzione che comunque comportano il non contenimento della spesa. Questo perché, come vi ho sottolineato, oltre all'importantissimo aspetto economico che questa esenzione ha, permette al paziente esente di accedere a una serie di terapie che altrimenti non sono prescrivibili. Per cui l'ammalato con l'esenzione 01, per intenderci quella economica, non può avere alcuni farmaci che sono invece destinati a questa specifica malattia. Faccio un'altra precisazione che però è assolutamente importante, mi sono accorto di non aver esplicitato. Il passaggio, io vi ho dato solo aspetti positivi del passaggio alle malattie rare, potrebbe dare una piccola complicazione, per certi versi possiamo leggerla anche questa come un fatto positivo, perché sicuramente questo passaggio implica che il medico che vi segue sia un medico più qualificato. In questo momento qualunque reumatologo o un immunologo clinico può fare un certificato di esenzione e prescrivere con questo regime i farmaci per la sclerosi sistemica. Il passaggio a malattia rara implica che lo potranno fare solo i medici afferenti a una struttura della rete identificata. Significa che il reumatologo della ASL, per fare un esempio, non potrà accedere a questo tipo di prescrizione.
non potrà fornire la prescrizione sul piano terapeutico, non potrà rilasciare la certificazione di malattia rara, perché soltanto i centri che saranno identificati da ogni singola regione con questa capacità prescrittiva potranno accedere. Questo da un punto di vista organizzativo in alcuni casi potrebbe rendere magari un pelo più complicato. Che significa che non è che il vostro medico di medicina generale non prescrive più, il vostro medico di medicina generale può prescrivere tutto ciò che lo specialista della rete territoriale delle malattie rare ha indicato come prescrivibile. Ma il passaggio attraverso lo specialista della rete è e sarà necessario. Dottor Coccia, io ho fatto un impianto 9 anni fa di sbarra con tre viti. Voglio sapere, è una cosa permanente o ha bisogno dopo un certo periodo di essere revisionata? Di non lo so. Sento poco, io sento poco, mi avvicino. No, dunque, allora, i controlli devono essere fatti sempre sugli impianti. Gli impianti l'unica cosa che temono sono il cosiddetto rigetto, che è un termine comunque completamente sbagliato, perché il rigetto prevede una reazione anticorpale. Gli impianti invece vanno incontro alla perimplantite quando vengono persi, cioè un'infezione attorno all'impianto. Quindi bisogna sempre mantenere una corretta generale, un controllo radiografico biquennale di solito se non ci sono problemi, e la durata in realtà non è, come dire, non esiste un cut-off, un termine preciso. Diciamo che una signora come lei nel mascellare inferiore durano almeno 15 anni. All'interno di questo, essendo un dato epidemiologico, ci sono persone che ne parlano dopo un anno e ci sono persone che ne parlano dopo 30 anni. Quindi se no finché durano, non si intende. Vado a fare i controlli e basta. Sì. Allora, da noi bisogna richiedere, fare una richiesta medica del medico di famiglia, del medico di base, dove si richiede appunto visita odontoiatrica, quindi termine generico, poi quando viene facciamo tutti i controlli, così via. Voi avete sempre a San Paolo una fortuna dedicata ai passati sclerodermici, dove c'è anche la dottoressa Trignano qua oggi che si occupa, e quindi non ci sono problemi. Poi aspettando magari un pochino. Perché no, possiamo all'ospedale. No, va bene. No, ma vedo volentieri. Io desideravo un chiarimento su quanto veniva detto dal cardiologo per la troponina T, indicazione alla, veniva stressato un po' questo concetto sulle indicazioni nei pazienti con aritmie dell'esame della troponina T e soprattutto della cardiologa, che è stata la collega, ed eventualmente diciamo quale, come va letta questa troponina T, diciamo, se va seguita, se vanno fatte l'esame più nel tempo, se, non so, mi trovo di fronte a un paziente che ha soltanto una tachicardia delle estrasistoli sopraventricolari, e va pure, c'è pure un'indicazione a farla e va seguita nel tempo, questa era la mia domanda, non so se è chiara. Allora, la troponina T è un altro indice che si indica una sofferenza del tessuto. Di solito è utilizzata nella patologia ischemica e quello è un tumore. In questo caso può essere è stato dimostrato che alcuni livelli di troponina T, che sono comunque bassi rispetto a quelli che si rilevano nella patologia ischemica acuta, possono indicare una sofferenza del tessuto. Quello che ha senso fare è valutare l'andamento della troponina T nel tempo. Un singolo dosaggio non ha nessun significato. E poi va comunque correlato alla presenza, per esempio, di insufficienza renale o di altre patologie che potrebbero alterarne il
il dosaggio, quindi sì, è una recente, va seguito, diciamo, fatto ogni mese, ogni due mesi, in questo tipo di pazienti che hanno l'ittimieva, oppure, diciamo, a che distanza di tempo può essere ripartito? No, la valutazione ovviamente dipende, quando si comincia a fare una valutazione cardiologica e si determina un interessamento miocardico che dà quindi come, come manifestazione l'aritmia, sicuramente bisogna andare a approfondire e vedere se effettivamente c'è un danno miocardico. Se c'è, allora si stabilisce quale può essere il follow-up, che non è certamente mensile, ma può essere ogni 6 mesi o annuale, con tutti gli esami che abbiamo visto, tra cui può essere dovuta anche la aritmia. Va bene, grazie. Poi volevo chiedere al professore Dalmai, per quanto riguarda i pazienti che hanno già una esenzione ticket per ora che diventa malattia rara, non ho capito bene, forse poco fa è stato detto, devono rinnovare questa esenzione presso un centro di riferimento? Dunque, come dicevo prima, ignoro quale sarà la delibera che verrà fatta a livello e centrale e regionale. Penso che sarà necessaria la ricertificazione, perché il circuito è completamente differente, vi è una specie, devo chiamarlo registro, non è corretto, ma è un elenco delle persone che hanno questo tipo di disturbo, che è depositato nei server regionali, e quindi ritengo che non ci sarà questa, come dire, acume tecnologico del trasferimento da una database all'altra. Per certi versi comprendo, perché questo potrebbe essere un ulteriore elemento in cui centri qualificati di fatto confermano, soprattutto diagnosi magari iniziali o diagnosi che sono un pochettino suppositive. Ripeto, se da una parte ciò è comodo, da un'altra parte chiunque realmente fino ad oggi poteva emettere una certificazione di malattia cronica nell'ambito degli specialisti individuati. In questo momento e questo tipo di certificazione è riservata soltanto agli specialisti della rete, quindi pur non essendoci una risposta io ritengo estremamente verosimile che occorrerà un passaggio agli specialisti della rete, ma pur similmente ritengo che nella maggior parte dei casi ci sarà già un'identità, sono convinto che i colleghi dell'ospedale Pini avranno questa certificazione, richiederanno questa certificazione, la richiederemo e quindi il passaggio è un passaggio meramente di tipo burocratico in cui verrà prodotto un certificato. Vi diremo a voi esattamente. Mi auguro che ce lo comunicheranno prima o poi, però da un punto di vista squisitamente pratico, senza nessuna comunicazione, io dal giorno successivo a quello che ricevo viene formalizzata il codice con cui identificare la malattia, ricertificherò. Poi mi diranno che l'ho fatto 2 volte, anno. Appunto, se ne... Sì, sì, poi peraltro se vogliamo analizzare il provvedimento in quanto tale ci sono una serie di malattie che sono state, virgolette, declassate. E questo potrà generare anche lì un pochino di imbarazzo. Pazienti che hanno iniziato una cura essendo nell'elenco delle malattie non esenti, esenti e rare, cosa devono fare? La interrompono? Cioè, non è così semplicissimo. Attenderemo istruzioni fiduciose. Professore Dalmai, sì. Un'ulteriore domanda. Quando entrerà in vigore appunto questo decreto, allora un reumatologo territoriale potrà fare la diagnosi della sclerodermia, per esempio, cioè oppure non avrà validità la diagnosi? Potrà fare diagnosi, ma questa diagnosi non permetterà all'ammalato che ha ricevuto la diagnosi tutto ciò che è contemplato dal fatto che la malattia sia inserita nelle malattie rare. Ovvero potrà prescrivergli degli esami che lui dovrà pagare, di cui con la partecipazione della spesa a seconda da regione a regione, potrà prescrivere solo le medicine che sono di fatto registrate per quella specifica indicazione e non potrà dare tutti i benefici che sono collegati al fatto che adesso la diagnosi è entrata nel circolo delle malattie rare. Quindi dovrà rivolgersi a un centro di riferimento, cioè non sì. C'è di poco di tutela.
Abbiamo terminato, vi ricordo che l'assemblea degli associati, spero che qualcuno si fermerà, non ci lascerà, oppure ci lascerà la delega da fuori, e possiamo accomodarci al buffet. Ringraziando molto a tutti.